discussion of the project, qualcosa non va, etwas läuft falsch. We don't got the English title yet, but I think everybody of us can understand it. It's something is wrong, and this is the title that we gave to this project because it sounds a bit normal, you know, say in a way normal, but at the end it's really that something is wrong. If you consider all the numbers of femicide that we see and all the violence between human beings. And so this is the attempt of three institutions, Lungomare, Summer School, and the Summer School Südtirol and the Kunstverano Arte to make a campaign that really tried to bring these topics to the in the center of the public debate. So we already had a first conversation where there was a very interesting conference about the real situation now, about numbers. I will not repeat all now, but it was very interesting to have this introduction of how much this violence is in this is in our is rooted in our culture, and how this difference is also rooted in our culture. And and today we are we will continue this second discussion with Barbara Bachmann and Franziska Gili. They are here now. I can see them, but maybe in the second screen. Barbara Bachmann is an author, and Franziska Gili is a photographer. And they made a very nice and very not nice, but very interesting and very deep research about the woman in Italy. How is she's perceived, and how she is part of the Italian culture. Then we have Fauzia Vamaita Kinjan Jui. I'm sorry also for saying so bad your name, but she's an activist and a feminist. And then we have Christine Clignon. She's president of the association GEA. And this is a house for women and a center for ascolto, so for first aid, you can say, and for against the violence. I will also present who is behind this project, which is Maxi Obexer. She's an author and co-founder of Summer School Südtirol. You can also raise your hand so we see who you are. Martina? Hi. Maxi, sorry. Then we have Martina Oberbrandacher. Yes, hello. Hello. She's the director of Kunstmerano Arte in Merano. And then we have Ada Keller. Ecco. Hello. She's assistant in Lungomare. Then we have Anna Zinelli also. She's assistant, a research assistant in Kunstmerano Arte. Anna, I don't see you. Okay. And me and Angelica Burcher. Angelica, hello. Yeah. We are co-curators and founders of Lungomare, and we work in the studio Lupo and Borcia. So, already Angelica introduced some rules, but I say them again so they are clear for all. We are trying to have a break between one and the next discussion, intervention and discussion of 15 minutes. So we have three discussion and three breaks, two breaks. We will record this discussion to have a trace and to also come back to what is to the discussion that we are going to have today for the research reasons. And during the discussion, of course, it's possible to intervene. We please you to raise your hand, or you digitally or in reality. We will try to manage this as best that we can.
And you can also write in the chat, and we ask you please to turn off the microphones to not for not having other rumors. So I will now give the word to Angelica. She will introduce Franziska Ghilli and Barbara Bachmann. Thank you. Grazie Daniele, io adesso continuo in italiano, anche Franziska e Barbara faranno il loro intervento in italiano. Siamo felicissimi che Barbara e Franziska oggi sono con noi, loro hanno scritto e ricercato, sì, hanno fatto una ricerca gli ultimi due anni che poi ha portato al libro Santa Squadrina. Il libro è uscito questo inverno nella casa editrice Rezia e indaga la domanda che cosa significa essere donna oggi in Italia. Il libro è uscito adesso a febbraio e ha già suscitato tantissimo interesse e dialogo, di cui siamo molto felici. Barbara Bachmann è una giornalista e collabora con riviste settimanali internazionali. Studiato e fotorealismo e fotografia documentare. Le sue fotografie sono anche apparse su diverse testate nazionali e vive attualmente in Germania. Per introdurre il libro vorrei leggere una loro frase dell'epilogo del libro, che secondo me è molto interessante e fa anche riflettere tanto. Avremmo potuto analizzare anche altre società. L'immagine stereotipata della donna non è una peculiarità italiana. Anche altri paesi, come l'Austria o la Germania, sono ancora lontani da piena parità di genere. Anche là le donne sono svantaggiate nella ricerca di un'occupazione. È presente un divario retributivo di genere e si registrano molestie sessuali e femminicidi. Eppure riteniamo che nella società italiana le strutture siano ancora più rigide e i problemi più tangibili. Siamo felici di sentire adesso il vostro racconto della ricerca che vi ha portato a scrivere e realizzare questo libro. Grazie. Grazie Angelica e Daniele per l'introduzione e l'invito. Inizieremo a spiegare brevemente perché abbiamo fatto questo progetto libro e come, e dopo entreremo un pochino in varie tematiche. E prima di iniziare la nostra presentazione, però, vorremmo farvi vedere un piccolo video con una selezione di foto del libro. Adesso devo... Un attimino soltanto. Faccio solo una piccola precisazione. Ovviamente il progetto è curato da Maxi, Martina, me e Angelica, quindi grazie per averci ringraziato, ma apro questo ringraziamento a tutti i curatori. Si vede adesso lo schermo, il mio schermo? Ok. Tombant, et tous les gens qui parlent et parlent, c'est des fous charmeurs. Je sais que l'amour n'est pas facile pour les deux qui battent seuls. Prends soin de ton corps, je vais passer, je te verrai. Bambola, mi butterai.
Allora, perché abbiamo fatto questo progetto? Nella nostra attività giornalistica, tutte e due, abbiamo potuto riflettere già prima di questa idea sull'immagine femminile in Italia, indipendentemente l'una dall'altra, e abbiamo scoperto che esistono questi due cliché della donna santa e la donna sgualdrina che ci seguono ancora oggi. E siccome abbiamo già collaborato per altri progetti prima, negli ultimi anni, 3 anni fa è nata l'idea di approfondire questa tematica insieme in un libro per capire un po' che cosa riesce a tenere alimentato questi stereotipi e per affrontare la tematica con molto più tempo che di solito abbiamo a disposizione nel nostro lavoro giornalistico. Nel libro narrazione e fotografia sono complementari. Questo ci ha permesso di narrare la tematica che è molto complessa su vari livelli e stili. E alcuni argomenti ovviamente si riesce a raccontare meglio in immagini, altri in parole. E così a volte siamo partite da sole per i nostri viaggi di ricerca e a volte anche insieme. Abbiamo fatto vari viaggi in questi 3 anni. Abbiamo scelto il titolo provocativo Santa Sgualdrina, essere donna in Italia, perché secondo noi sono questi gli stereotipi femminili ancora più forti in Italia. Però ovviamente nel libro non è che si trovano le donne sante e le donne sgualdrine, ma si trova una realtà femminile sotto il peso di questi ideali, con delle cause e anche delle conseguenze, però senza nessuna pretesa di completezza. E adesso passo la parola a Barbara. Non ti sentiamo, Barbara. Puoi togliere la condivisione dello schermo così vi vediamo? Ah, quindi non si vedrà più la presentazione? Allora lascialo, perché la presentazione è finita. Barbara, non ti sentiamo. Barbara? Non sentiamo il tuo audio. Dovresti togliere... Ecco. Scusate, ho messo muto senza... No, avete visto prima la presentazione o soltanto il film? Perché io non la vedevo, per questo chiedo. Io ho visto solo il video, per quello che ho anche chiesto. Sì. Ah, ok. Provo di nuovo. Ah, ok. Scusate. Adesso vi racconterò brevemente il contenuto del libro. Il nostro libro è strutturato in 7 capitoli, hanno il nome dei 7 peccati capitali e le rispettive antitesi, per esempio gola e disciplina, oppure ira e amore. E c'è un rapporto di tensione tra di loro, questo ci è sembrato molto interessante per... questa domanda: che significa essere donna in Italia? Sono stati per noi una fonte di ispirazione nella nostra ricerca, un filo rosso che attraversa tutto il volume, anche in quanto riguarda la grafica che ha fatto lo studio Lupo Purcia di Bolzano con molta sensibilità e empatia. Secondo noi ci sono 3 pilastri centrali che diffondono una narrazione continua e ripetitiva dell'essere donna in Italia. È la Chiesa Cattolica, il fascismo e l'era Berlusconi con il potere della TV. Apriamo il libro con una indagine fotografica proprio dell'immagine femminile nell'intrattenimento televisivo e le sue conseguenze. E Franziska dopo vi racconterà più in dettaglio di questo lavoro. Poi trattiamo la venerazione della Vergine Maria
e anche l'ideale della madre, perché il ruolo della madre in Italia è molto molto importante come ruolo femminile. E lì vediamo le suore dell'Immacolata Concezione, come anche le esperienze traumatiche di partorienti in Italia. E citiamo commenti sulla donna italiana da Mussolini fino a Salvini, dimostriamo un po' il cambio o non cambio che nei ultimi 100 anni, anche in quanto riguarda la pubblicità sulla carta stampata e stereotipi mai superati dell'amore femminile. Ultimo secolo. Poi, a causa della pandemia l'anno scorso, si è aggiunta una storia di una famiglia che abita vicino a Torino e il loro tentativo di raggiungere la parità di genere durante la didattica a distanza e un reportage fotografico. Poi un altro capitolo, un testo, parla della violenza maschile che uccide. Di questo poi io vi racconterò più in dettaglio. Mm-hmm. Abbiamo un capitolo in mezzo al libro che è dedicato alla forza e alla debolezza di 11 donne molto diverse di tutto il paese, da nord al sud, dai 18 ai 99 anni, e alle loro visioni della femminilità. Abbiamo parlato anche con 11 uomini, con tanti uomini, alla fine 11 interviste abbiamo scelte, e dove raccontano un po' della loro immagine femminile. E chiudiamo il libro con La lotta per il cambiamento, un reportage sul movimento femminista e transfemminista, non una di meno. Mm-hmm. Anche di questo racconteremo qualche cosa alla fine. Adesso vi presento brevemente il lavoro fotografico sull'immagine femminile nell'intrattenimento televisivo italiano, che è dominata dalla figura della velina, che è una specie di showgirl, per quelli che non lo conoscono. Ho accompagnato varie veline ed ex veline nel loro lavoro, nella vita quotidiana lavorativa in TV, e ho fotografato anche ad un casting di Miss Italia a Roma, perché Miss Italia rappresenta da decenni una specie di trampolino di lancio per ragazze che vogliono lanciare una carriera nel mondo dello spettacolo in TV. E questo mestiere, il mestiere della velina o anche valetta, è proprio una particolarità italiana ed esiste ormai da 65 anni ed è un mestiere totalmente femminile. La TV così diffonde lo stereotipo della donna bambola alla quale si ispirano ancora oggi tante ragazze italiane. E per esempio a Miss Italia ho chiesto un po' le ragazze che incontravo se sarebbero anche interessate a diventare una velina una volta, e mi hanno detto che sì, certo, è un sogno proprio dell'infanzia, che si portano dietro proprio dell'infanzia, e tante di loro sono cresciute nel periodo quando Silvio Berlusconi era presidente del Consiglio. Soprattutto nelle fasce orarie di maggiore ascolto è proprio praticamente assente un'immagine femminile alternativa. E si nota una mancanza di parità di genere, e i maschi spesso possono diventare anziani in TV e occuparsi di contenuti, invece le donne spesso sono giovani, hanno una funzione di servizio e spesso vengono appiattite sulla propria fisicità. Quindi anche quando una donna o ex velina diventa co-conduttrice o conduttrice, deve sempre presentare i contenuti e anche il proprio corpo allo stesso tempo. I maschi invece no. Certamente si deve dire che la televisione non è che ha inventato il sessismo, ma continua a renderlo normale, lo fa da tanti, cioè da decenni. E ancora oggi il potere della TV in Italia non va sottovalutato. In tante case abbiamo ancora più televisori, non soltanto uno, in cucina, in soggiorno, in camera da letto.
e spesso è sempre acceso. Per esempio, qui nella foto vediamo Striscia la Notizia, che ha inventato la parola velina, che registra ogni sera un audience di oltre 4,5 milioni di spettatori ed esiste da oltre 30 anni. E passo di nuovo la parola a Barbara. Nel quinto capitolo, Ira e Amore, c'è un testo che si chiama 7 giorni, 7 femminicidi. E in questo testo abbiamo ricostruito una settimana alla fine di gennaio 2020, nella quale sono state trovate 7 donne assassinate in 7 giorni. Sono state violentate, prese a calci, percosse a morte, strangolate, accoltellate, uccise con più colpi di pistola. La violenza contro le donne è un fenomeno che riguarda tutto il paese, l'intero paese. Anche quella settimana di gennaio 2020 lo dimostrava, le donne abitavano nel nord, nel centro, nel sud, dall'Alto Adige in Sicilia, in piccoli paesi come in grandi città. Le donne uccise avevano bambini e no, una era incinta nel 9° mese. Avevano dai 27 fino ai 53 anni. Erano storie molto, molto diverse che facevano da sfondo a questi femminicidi, ma un elemento c'era che avevano tutte in comune e questo era che le donne conoscevano il loro assassino, che nella maggior parte aveva le chiavi di casa, che era il ex partner o partner delle donne. E questo è molto esemplare per la violenza contro le donne non solo in Italia. E al termine di questa settimana di fine gennaio 2020, siccome è stata la più violenta, diciamo, dell'anno scorso, Giovanni Salvi, che è procuratore generale della Corte di Cassazione, lui ha definito i femminicidi una emergenza nazionale, così come succede spesso e poi non succede tanto. Il presidente del Consiglio, per esempio, in quel momento ancora Giuseppe Conte, lui annuncia una revisione per rendere più efficace il codice rosso e la legge che disciplina la procedura penale per i reati di violenza domestica, tra l'altro, e ha scritto su Facebook, lo cito, leggo la citazione, la violenza sulle donne è anche un problema culturale ed è per questo che lavoreremo nelle scuole tra i ragazzi e le ragazze, perché è da lì che deve partire il cambiamento. In tanti casi un femminicidio è stato preceduto da lunghi anni di violenze e sofferenze. È l'ultimo colmo della violenza, il colmo della violenza. Sono una problematica non solo italiana, sappiamo che riguarda tutto il mondo. Ma il fatto interessante in Italia è che esiste un forte movimento femminista contro la violenza sulle donne, che è una di meno e che è nato anche stato fondato nell'anno 2016, adesso 5 anni fa, anche come risposta ai tanti femminicidi nel paese e alla violenza, che ogni 3 giorni più o meno una donna viene uccisa in Italia. Il colore è fucsia, per chi non conosce il logo del movimento, sono una fila di sagome nere simili alle matriosche, e una di quelle è spezzata e priva delle parti superiori. E la frase insieme siamo partite, insieme torneremo, non una di meno. Oggi esistono più di 80 nodi, gruppi locali in tante città italiane e sono collegate e organizzate molto bene. Una delle peculiarità del movimento è che unisce a livello nazionale attiviste di tutte età, fasce sociali, studentesse, pensionate, disoccupate, impiegate
ecofemministe, transfemministe, attiviste da quasi mezzo secolo, oppure minorenne. Noi abbiamo accompagnato, come avevo detto prima, nel nostro ultimo capitolo, abbiamo fatto, dedicato un reportage a Non Una di Meno e abbiamo accompagnato il movimento in varie occasioni. Per esempio nell'Assemblea Nazionale a Roma, e nel corteo con più o meno di 100.000 manifestanti a novembre 2019, poi a Genova e per le preparazioni e poi a Sanremo, dove hanno fatto un flash mob contro il sessismo in TV e in particolare contro una frase del moderatore Amadeus, questo è successo a febbraio 2020, e poi a Roma per l'8 marzo 2020. Secondo noi questa tematica è una tematica che ci riguarda proprio tutte e tutti, quindi tutta la società, e con il nostro lavoro era il nostro desiderio di stabilire un dialogo con donne ma anche con uomini, e era anche il nostro desiderio di dare la parola alle donne e di accrescere la visibilità e di superare la diffidenza e la paura che il termine femminismo continua a suscitare. E vorremmo fornire uno stimolo alla riflessione, al dibattito, e ovviamente dove c'è un'immagine femminile c'è anche stereotipi femminili, esistono anche equivalenti per gli uomini, però abbiamo deciso di trattare in questo libro proprio l'immagine femminile. E forse abbiamo fatto proprio troppo breve, mi sa, perché abbiamo prima la nostra presentazione era più lunga, adesso l'abbiamo fatto più breve, però forse adesso rimane più tempo per una discussione. Siamo arrivati alla fine, quindi. Per domande. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie mille, Franziska e Barbara. Forse potete togliere la condivisione dello schermo? Sì, scusate. Perfetto, grazie mille. Grazie davvero. Penso che bello che adesso ci rimane un po' di spazio per la discussione, perché penso anche tante di noi sono parti anche di alcuni movimenti o alcuni gruppi che anche sono stati presentati in questo libro. Se qualcuno ha una domanda, subito lascio lo spazio. Teresa? Se no, inizio io. Maxi? Veramente no, c'era Teresa, guarda. Teresa, scusa. Buongiorno. No, avevo una curiosità, questa ricerca mi sembra molto interessante, spero di poterla ordinare da Bruxelles e riceverla molto rapidamente. Ecco, mi chiedevo soprattutto riguardo alla televisione se non esistono delle leggi, se non esistono dei supporti legislativi per poter in qualche modo contestare quello che succede, quello che vediamo tutti i giorni. E questo vale sia per la televisione che per la pubblicità. Per esempio in Belgio, non dico che sia il paese del Bengodi, diciamo, ma la differenza nell'immagine pubblica, esterna, nello spazio pubblico è abissale. Ecco, si nota subito. Quando io torno in Italia con le mie ragazze, bambine che hanno 10-11 anni, devo quasi proteggerle, ecco, perché siamo bombardati effettivamente da un'immagine della donna che è assolutamente, insomma, non devo spiegarvelo, ecco, molto è umiliante, è ingiusta, è sbagliata. Ecco, questa è la mia domanda, grazie. Sì, allora esistono, è una buona domanda, esistono le leggi anche all'interno della RAI, per esempio, o di Mediaset. Però secondo Lorella Zanardo, che è un'attivista che nel 2009 ha fatto un documentario su YouTube
che si chiama Il corpo delle donne, e poi ha scritto anche un libro molto interessante su questa tematica. Lei ha constatato che siccome queste leggi non sembrano servire nulla, pensa che è un problema di vista, perché questo che succede in TV forse non viene visto come un problema di disuguaglianza di genere o di sessismo, ma viene visto piuttosto come un mal gusto, cioè una questione di gusto, e quindi non queste leggi forse non per quello che non vengono proprio che non aiutano. Questa è la sua idea di questa cosa, però le leggi ci sono. Poi in Italia non è soltanto la televisione privata e anche la televisione pubblica, no? Che si è abbassata a livello, che questo forse è anche un problema, che mancano le alternative, perché anche in altri paesi, in Germania, esistono programmi forse nei canali privati che sono simili, che rappresentano anche un'immagine femminile molto sessista, ma c'è sempre questa alternativa, forse anche nella televisione pubblica, che ha un altro obbligo. Invece in Italia si è abbassata, perché ancora oggi la televisione è il medio più importante in quanto riguarda l'informazione per la gente, continua a essere importantissimo. E poi c'è anche il fenomeno che in Italia tante persone guardano tanta TV, e poi ci sono anche le persone che non guardano proprio per niente la TV. E Lorella Zanardo, per esempio, ha detto che questo, il non guardare la TV, è un atto elitario, perché non basta chiudere gli occhi per risolvere un problema. Quindi questa parte della popolazione che non guarda la TV non si accorge neanche che cosa sta succedendo in TV. Vediamo questi due estremi, come abbiamo le veline, abbiamo dei movimenti più forti attualmente femminista in Italia, qua abbiamo la gente che non guarda per niente, la gente che consuma forse 4-5 ore. Abbiamo parlato con una delle nostre protagoniste, per esempio, che è cresciuta con la televisione come babysitter, e il pomeriggio ha guardato 4-5 ore ogni giorno, e questo certamente ha un forte influsso, soprattutto a una adolescente o una bambina. Volevo chiedere una cosa. Mi sentite? Ciao. Ciao. Mi sono Wissal. Mi collego da Imola. Vivo a Bologna e mi collego da Imola. Rispetto alla televisione, 2 giorni fa c'è stato uno scandalo incredibile. A ruota libera non mi ricordo come si chiama, Fabrizi, credo. Un'artista è stata poco delicata nel dire che la sua foto da giovane non le piaceva tanto perché sembrava una negra. E la conduttrice ha sorvolato. Non so se avete presente quella, perché ha girato molto sui social, ci stanno scrivendo degli articoli sopra, insomma, vabbè. Classico, diciamo, classico programma tipo stile Barbara D'Urso, stile, diciamo, quei programmi dove si fanno queste interviste sulla vita dei personaggi famosi, e lei diceva che non si riconosceva, tutto sembrava una negra. E questa cosa ovviamente non è passata inosservata, anzi ha attivato una serie di riflessioni, soprattutto per quanto riguarda anche l'immaginario della donna non bianca nella televisione italiana. Per esempio, mi ricordo 2018, mi ricordo, c'era la Biennale di Venezia del cinema, 2018, se non sbaglio,
che con Hijab Ashego e tutto un movimento di ragazzi di seconda generazione come me, che lavorano in ambienti legati al cinema, al teatro e alla televisione, avevano creato questo collettivo N, collettivo di persone che lavorano appunto nel mondo dello spettacolo, per dire che fondamentalmente i loro ruoli, per quanto loro avessero studiato come le altre persone, come chiunque altra persona, per poter intraprendere quella carriera come attrice, come attore, regista, scenografo, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque l'Italia non è pronta per vedere la rappresentazione di una magari prima attrice nera, donna nera. E quindi lamentavano il fatto di dover ricoprire, nonostante appunto i loro studi e qualsiasi tentativo di provare a rompere questo stigma, ritrovavano sempre solo possibilità di ruoli non solo marginali, ma soprattutto stereotipanti, nel senso fare il ruolo della badante, della straniera, della migrante. Addirittura una ragazza di Roma diceva che lei in un provino si è sentita dire che il suo accento era troppo italiano per il ruolo a cui avevano pensato, quindi ci sarebbe dovuto essere, diciamo, un passaggio anche di semidoppiaggio, insomma, in qualche modo anche calcare, no? Il fatto che serviva appunto il ruolo di una straniera, e quindi avendo l'accento troppo italiano non andava bene. Quindi diciamo che questo collettivo N è l'unica cosa che ha pensato che poteva essere valida, era intraprendere un percorso indipendente per provare a costruire un cinema alternativo e inclusivo. Non so se è un argomento che avete in qualche modo diciamo sfiorato, diciamo, nelle vostre ricerche, perché comunque donne non bianche, soprattutto nella televisione berlusconiana, sono passate, però sono sempre passate, diciamo, per donne che sembravano legate più alla vita privata di Berlusconi che non a una rappresentazione di quella che è una generazione, una società molto diversa da quella di 30 anni fa, 40 anni fa. Cioè, comunque, diciamo, nell'idea di donna italiana c'è anche questa cosa. Mm-hmm. Before, can I say something? Before we proceed, I would like please to ask not to reproduce some language that is harmful and that reproduces harm and stereotypes, like the use of the N-word. We can just say the N-word instead of saying the whole word, because the saying of the whole word, it's not fine. Thank you. Grazie per questo intervento. Nel servizio fotografico che vi ho fatto vedere, Bambola, è proprio una storia che abbiamo raccontato soltanto tramite foto, soprattutto, e siccome ho accompagnato proprio Veline ed ex Veline, che adesso fanno la co-conduttrice, che al momento sono, cioè, nel momento in cui li ho accompagnato erano proprio, hanno lavorato in TV. Lì per esempio ho accompagnato Micaela Neasse Silva, che è una delle due veline attuali a Striscia la Notizia, e lei per esempio ha il papà angolano, e lei ha sofferto tanto all'inizio perché siccome lei adesso ha dovuto diventare la velina bionda, perché hanno sempre la velina bionda e poi la velina con i capelli scuri, lei è diventata la velina bionda e ha vissuto abbastanza anche nei media, abbastanza sì, commenti sulla provenienza della famiglia, eccetera, e come mai questa adesso fa la velina, eccetera. Però in questa serie fotografica su questo argomento non abbiamo lavorato.
lei è per esempio anche una velina che una donna che sì, vive questa problematica. Che è la prima velina che ha un padre che è nato in Angola e la mamma afghana, no? Sì. È stata la prima velina. E questa è forse una storia, però un'altra cosa, però lei per esempio parla 5 lingue, è una persona super intelligente, parla 5 lingue perfettamente, però nel suo ruolo come velina non, cioè tace, non può parlare. Parlano nei spot pubblicitari, però non parlano nel loro lavoro, nelle puntate, ballano. Ci sono altre domande? Prego, Maxi. Sì, sì, per prima cosa vi volevo ringraziare per il vostro lavoro. Sono molto impressionata, sono anche molto commossa, devo dire. E vi volevo solamente chiedere com'era all'inizio, quasi era la ragione di confrontarvi di una materia abbastanza dolorosa, complessa, anche frustrante, no? Qual era la ragione di cominciare e come pensate oggi sulla faccenda? Volete andare avanti? Perché sì, Barbara Bachmann la conosco già, perché una volta è stata anche un ospedale alla Summer School, dove ci ha rappresentato una reportage molto, 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 anche molto interessante, molto importante, anche molto commosso. Cioè, sì. Grazie, Maxi. Sì, questo è la metà. Per me è stato questa indagine su Tiziana Cantone, quello reportage che ho presentato nella Summer School. Una donna giovane che abitava vicino Napoli, che si è uccisa dopo che è diventata famosa involontariamente in Italia per video che pensava che fossero privati, video sessuali che si sono diffusi in tutto il paese e è stata ridicolizzata in tutto il paese. Questo per me è stato un punto di inizio. Ho già prima trattato inconscientemente anche storie che riguardavano l'immagine femminile in Italia, ma con questa storia è durato due mesi di ricerca e ho capito che questo non sarebbe successo a un uomo e ha avuto tanto da vedere con il sessismo, il cybermobbing, eccetera, la donna come viene presentata e ridicolizzata. E allo stesso momento Franziska lavorava su questo lavoro sulle veline e l'immagine femminile nella televisione di intrattenimento. E poi più di tre anni fa, siccome avevamo già collaborato insieme, abbiamo parlato, ci abbiamo raccontato un po' dei progetti, abbiamo detto ma non sarebbe interessante di andare più a profondità perché è veramente un tema gigantesco e vorremmo capire perché, come mai che è possibile, per esempio, che esista questa immagine o che è successo questa terribile suicidio. E lì è stato un po' il punto di inizio e abbiamo iniziato a fare delle ricerche, a leggere, a parlare tanto tra di noi, a capire un po' che potrebbe essere, perché è un tema molto complesso e non finirebbe mai, no? E poi è anche difficile scegliere con chi parlare e con chi no, perché una cosa bella che potevamo parlare con tutte e tutti, e tutte avevano una cosa da raccontare, una storia, ma anche questo è stato difficile di scegliere. E così in questi quasi tre anni, parlando
tanto insieme, collaborando, vedendo il punto di vista fotografico, il punto di vista io che scrivo, sì, abbiamo, siamo pian piano. E voi direte che c'è un collegamento molto, molto stretto fra l'immagine della donna e quello che conduce al femminicidio? E sì, secondo noi penso di sì, penso che esistono tante ragioni, no, ad avvedere con tantissime cose che poi sicuramente sentiamo dopo di Cristina Quignon, ma è una questione di potere, ierarchia, il fatto che di vedere una donna come oggetto vuole anche dire, no, una cosa che posso possedere, posso fare quello che voglio io, cioè certamente sì, da vedere, collegato, sì, sicuramente. Poi anche... Un'altra domanda? Ah, scusi. Scusa. No, una piccola cosa che vorrei aggiungere. I femminicidi sono solo l'ultimo, il colmo della violenza, ma la violenza continua, il sessismo di giorno a giorno, oppure anche questa immagine senza alternativa, secondo me è anche molto violenta, quella che vediamo nella televisione berlusconiana. È un altro tipo di violenza, più sottile. Massimo, se no tirai la parola. Se posso solo intervenire brevemente, a me piace molto l'immagine della piramide, no? Dove diciamo alla base troviamo lo striscia la notizia, dove troviamo le battute da spogliatoio, dove troviamo tutte queste piccole cose, piccole tra virgolette, che creano il terreno fertile per poi arrivare a, cioè la piramide, no? Dopo in mezzo ci troviamo la disparità salariale, la disparità di chance nel mondo del lavoro e così via, e la punta di tutto questo è il femminicidio, ma è un sistema unico, no? Poi avremo occasione di parlarne ancora. Marco, vuoi fare un'altra domanda? Edoardo. Edoardo. Allora, vorrei assolutamente che non sembrasse una provocazione, perché in realtà è molto bello il progetto, e volevo chiedere, più che altro per comprendere perché questo si è scelto di rappresentare la donna e non fare di un paragone con il suo, possiamo chiamarlo aggressore, o comunque fare un paragone con l'uomo. Perché se la velina che ho in mente è comunque circondata e affiancata da dei vecchi bacucchi, mi permetto il termine, da personaggi che comunque nella televisione italiana fa anche parecchio impressione quanto sia il più bavoso e anziano degli uomini che si associa con, che sarebbe anche lui motivo di scherno, il quale però non è motivo di scherno di qualsiasi altro commento, motivo di un commento, però non ne si fa nessuno. Quindi era più un mio interesse che non, magari per comprendere meglio questo approccio, di scegliere di rappresentare la donna in questo, e non il suo parallelo, il suo confronto, se c'era una scelta. Noi non intendiamo il nostro lavoro come una rappresentanza delle donne, ma più come indagine sull'immagine femminile. E adesso è difficile far vedere tutto il libro, ma nel libro ci sono anche gli uomini che fanno proprio parte, ovviamente, dell'immagine femminile. Esatto, per esempio anche lì ci mostra un po' i maschi in TV, per esempio. E abbiamo anche questo capitolo con delle interviste ad alcuni uomini, e queste non abbiamo fatto per farci spiegare come sono le donne, ma più per capire quale parte, quale ruolo hanno anche gli uomini in questa tematica.
E però siccome abbiamo iniziato da partire di reportage tutti e due su proprio sull'immagine femminile, abbiamo deciso di approfondire questa tematica. Però sarebbe sicuramente interessante di aggiungere anche in un prossimo progetto forse l'immagine maschile. No, certo, perché a livello di rappresentazione questa cosa continua a sconcertarmi, che persone che evidentemente, direi, rischiano commenti, non se ne salvano sempre. Che un primissimo commento che si può fare su una donna lo si può fare sull'aspetto, nonostante il contenuto che dice o il ruolo che investe, mentre invece, un esempio, a brunetta nessuno gli dice che è un nano, glielo dicono come ultimissima cosa. Questo era il commento. Comunque sì, grazie. C'è qualche altra domanda? Sì, io avrei una domanda. Prego. In riguardo a quello che ha detto Conte, che ci servirebbe una mediazione di antiviolenza a scuola. E volevo sapere da Franziska e Barbara se avete che età avevano le più giovani che avete intervistato, incontrato così, e se avete fatto un'esperienza anche, speriamo, di speranza che forse la generazione più giovane riflette in maniera molto consapevole anche questo ruolo o questi stereotipi, cioè in maniera critica, ecco, sì, se c'è questa riflessione su questo dalle ragazze e ragazzi più giovani, ecco. Inizio, Franziska? Abbiamo parlato con ragazze e ragazzi di 18-19 anni e ci hanno dato speranza, si può dire. Per esempio un ragazzo, Gabriele Francesco, che ha 18 anni, che lui diceva, per esempio, sì, Franziska mostra la fotografia, e un'intervista, nell'ultimo capitolo abbiamo fatto delle interviste con gli uomini, e lui, per esempio, si vede che lui aveva totalmente un'altra opinione del papà, che raccontava un po' il papà machista e come lui ha anche sofferto questo peso, gli scherzi sessisti che il papà gli raccontava, e lui invece diceva: no, a me interessa l'essere umano e non il genere, e io sono femminista, diceva, con sì, era proprio convinto. Questo ci ha dato speranza, sì. Oppure la ragazza Ines Rizzi, di 18 anni, che lei anche riflettava, partecipava a Miss Trento, ma era anche in grado di, cioè, riflettava tantissimo anche su questo ruolo e su, sì, sulla bellezza, sulla pressione anche, ma diceva questa frase che non vuole più sentire che deve essere zitta, no? Stai zitta, non vuole più sentire. Sì, sì, chi è che vuole parlare? Barbara, prego. No, secondo noi in Italia in questo momento esistono i potenziali per andare in ogni direzione, no? E sarà interessante cosa succede negli prossimi anni, perché il potenziale per andare in ogni direzione c'è, si può andare indietro o in avanti, però qualcosa si sta muovendo e speriamo ancora di più. E lo stato, secondo voi, lo stato attuale è migliore degli, non so, 20 anni fa? È peggio? Dopo Berlusconi, sempre con la stessa chiesa, dopo la TV, o ancora con la TV? E poi volevo anche sapere un po'... Qual è il collegamento c'è fra la suora e la villina? C'è una cosa simile? C'è un momento comune?
Sì, forse rispondo subito a quest'ultima domanda. Forse la cosa che hanno in comune le suore che abbiamo accompagnato e le veline è il ruolo di servizio, che è il ruolo che spesso hanno le donne e non gli uomini nella società. E poi questo conduce anche, cioè, forse anche la base per un femminicidio, in quel momento dove si stacca da questo servizio. Può essere questo, poi c'è l'esperta dopo di noi. La domanda che hanno in comune, non mi avevo chiesto prima. E qualcosa sembra, forse ci sono cose che sembrano che non hanno cambiato in questi 20, ultimi 20 anni o 30 anni, ma poi ci sono anche tanti tabù che si rompono, stanno... Per esempio la violenza ostetrica, che trattiamo anche nel tema, che ha tanto da vedere con quel ruolo della mamma, che non viene mai chiesto come una donna si sente durante il parto o dopo, che poi c'entra solo il bambino, la bambina, e prima è come quasi santa, no? Durante l'imbarazzo. E questo per esempio è un tabù che iniziano a parlare ogni... più donne, e penso che siamo in un dialogo, c'è movimento, c'è tensione, questo è sempre bene, però anche un cambio. Grazie. Allora, io avrei un'ultima, per chiudere questa sessione, questa prima sessione, avrei un'ultima domanda che riguarda proprio il nostro progetto, visto che voi rappresentate perfettamente quello che è un po' l'intento del progetto, cioè quello di mettere insieme una persona che si occupa di una parte visiva, che può essere fotografia, pittura o qualsiasi tipo di espressione visiva, e una persona che si occupa invece più della parte letteraria, quindi del testo, del linguaggio. E avete fatto questo libro che è veramente molto interessante, e quindi la domanda che vi volevo fare è se voi poteste scegliere uno dei cinque di fare uno dei cinque manifesti che abbiamo in programma di fare, quale sarebbe secondo voi il tema che vorreste rappresentare e che vi sentireste in dovere di rappresentare proprio per la ricerca che avete fatto? Una domanda sulla quale si dovrebbe riflettere di più, difficile rispondere subito. Beh, per noi con questo libro era molto importante di fare una strada, cioè di presentare forse una strada che qualcuno può percorrere per rendersi conto delle cose, perché forse nella nostra società tanta gente non si rende conto che non c'è la parità di genere ancora, tanta gente forse pensa che c'è e già da tanto tempo, invece tante cose ci sono da 50 anni, però prima di questi 50 anni c'erano 2000 anni di patriarcato e anche di più, e quindi forse per me sarebbe, non saprei dire adesso tramite quale tematica, però il mio desiderio sarebbe di tramite i manifesti la gente riesce a rendersi conto di qualcosa che accade anche nella loro vita quotidiana, perché un femminicidio forse è una cosa per tante persone troppo lontano, però una certa violenza forse già esiste nella vita quotidiana di tante persone. Però adesso non... Quindi per te sarebbe un'immagine fotografica che rappresenta un aspetto della separazione o di questa distinzione. Invece a livello di testo, Barbara, secondo te quali sono le parole che vorresti in questo manifesto? Ma difficile, questo che ha detto Francisca adesso mi sembra proprio interessante, questa... lavorare molto sottile, però riuscire a che le persone che lo vedono, che sono confrontati, che riflettano. Questo penso, o che forse sono anche un po'
sorprese ma anche scioccate che si, no? Si riesce a toccare un punto debole, forse, sì, incosciente anche, ma dovrei, sì. Ok. Grazie mille, ovviamente era una domanda un po' troppo bruciapelo, però ce l'avevo qua e quindi, visto che rappresentate veramente questa dicotomia, questo nostro intento, mi sembrava interessante. Se magari poi se vi viene in mente qualcos'altro, poi nel dialogo finale possiamo ancora, abbiamo ancora tempo di approfondire. Volevo solo prima della fine della pausa, visto che non l'ho fatto prima, presentare gli autori che gli autori e le autrici, gli scrittori e le scrittrici che abbiamo invitato a lavorare appunto su questi 5 manifesti: Edoardo Massa, Eleonore Cune-Biasi, Gülbin Unlü, Ingrid Hora, Rosalind De Mello, Senturan Bharatarajah, Sophie Utikal, Teresa Sraledevich, Thomas Cook e Vishal Hubabi. Facciamo adesso 15 minuti di pausa e ci ritroviamo alle 17:20. Grazie. We continue now with Martina Oberbrandtacher, which introduces Fuzia Bamaita Kinjanjui. Please tell me the right spelling of the name. Sorry if I said it wrong. Please, Martina. Before I told authors and writers without telling mentioning the artist, of course, and the visual part of the project. Of course, we have this project is a working together between visual artists and writers or authors. Martina, are you there? Yes, sorry. Okay. Scusate. Martina, can I ask first with that? Yes. If Christina could go before, because I have to finalize on something. Christina, if you could go before me, please. Okay, that's okay for Thank me. Thank you. Era pensato anche così sul programma, comunque queste sono le informazioni che ho io. Yep. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere qui con noi oggi e grazie a te Christine Clignon di essere presente e di parlare con noi adesso tra breve. Ti vorrei presentare un attimo e ovviamente puoi anche sempre aggiungere qualcosa se dimentico. Tu sei di Bolzano e sei nata e cresciuta lì e hai studiato sociologia e lingue e già in quel periodo, però anche il periodo dell'infanzia, hai fatto tante esperienze con viaggi e attraverso queste poi ti sei occupata in maniera critica come si potrebbe dire anche ti sei avvicinata all'attivismo ecologico e non solo e hai scritto che tramite la tua esperienza di maternità ti sei anche occupata della tematica del ruolo delle femmine, delle donne nella società e sei diventata socia dell'associazione GEA per la solidarietà femminile contro la violenza. E questa associazione gestisce a Bolzano il centro antiviolenza e la casa delle donne. E tu sei presidente del 2019 di questa associazione, cioè di GEA. E siamo molto curiosi di sentire la tua esperienza e anche sì, del tuo lavoro come presidente e non solo di questa associazione molto importante. C-
che si occupa, ecco, della antiviolenza delle donne, contro le donne. Così passo a te la parola. Grazie mille e grazie per questa presentazione. Più che, diciamo, l'avvicinamento al mondo femminile, è stato un processo che sta tuttora durando. I'm really sorry for Rosalind, but I guess my English is not good or not fresh enough to speak about this argument in English, but I'm sure there will be a translation sooner or later. Vi ringrazio davvero per questo invito. Sono molto emozionata anche a poter parlare, diciamo, in questo ambito così creativo di un argomento che mi sta molto a cuore, di poter parlare di ciò che non va, no? Il nostro titolo di lavoro è Qualcosa non va, dal punto di vista del servizio delle case delle donne. È un servizio molto specifico, che vi spiegherò brevemente, vi spiegherò anche i principi secondo i quali questi servizi funzionano. Parlerò brevemente della definizione, diciamo, che possiamo dare alla violenza maschile, della violenza domestica. Parlerò anche di stereotipi e di un contesto, diciamo, socioculturale un po' più ampio, e cercherò di finire anch'io con una nota, diciamo, di potenziale positivo, ecco. Sono consapevole del fatto che è un argomento molto forte, e stando alle statistiche che conosciamo, penso tutti più o meno, è molto probabile che qualcuna di noi abbia vissuto in prima persona o accanto a un'altra donna delle situazioni del genere. Spero di non ferire nessuno, non preoccupatevi a fermarvi eventualmente e anche a intervenire se volete approfondire un certo argomento. Ecco, quindi grazie ancora a nome di tutta GEA. GEA appunto è l'associazione, noi ci definiamo GEA per la solidarietà femminile contro la violenza, e siamo a Bolzano, siamo operative da ormai più di 20 anni, quindi abbiamo un bel bagaglio di esperienza e lavoriamo per conto dell'azienda dei servizi sociali di Bolzano. I nostri servizi prevedono, diciamo, un sostegno concreto a donne che vivono situazioni di violenza. Sono delle risposte molto concrete a delle richieste, risposte che nel centro antiviolenza avvengono come consulenze, spesso anche come accompagnamento in un percorso di uscita da una situazione di violenza. Vediamo poi il perché di un percorso. E poi gestiamo naturalmente anche la Casa delle Donne, che è una struttura di indirizzo segreto con 6 appartamenti dove le donne, ove presenti tutto il nucleo familiare, cioè quindi anche i minori, trovano accoglienza e la possibilità di respirare, molto spesso per la prima volta da tanto tempo. Come centro antiviolenza noi ci impegniamo a valorizzare e a promuovere il pensiero femminile. Ci occupiamo di sensibilizzare appunto anche l'opinione pubblica e di dare voce e sostegno concreto alle donne. E il nostro lavoro è caratterizzato da dei punti fondamentali che sono riconducibili al movimento femminista. Sono dei punti come l'analisi femminista della situazione, cioè noi vediamo la violenza di genere contro donne, bambine e bambini come una manifestazione della storica disparità di potere che ci sono uomo e donna. Un altro dei nostri principi è quello di stare dalla parte delle donne, in tedesco si chiama Parteilichkeit, è proprio l'idea di non avere una posizione neutra rispetto alla violenza, perché questo comporterebbe, diciamo, un rischio di tollerare poi la violenza. Un altro principio chiave per noi è la Betroffenheit, cioè l'essere coinvolte in quanto donne, e questo ci permette di instaurare un rapporto basato sulla comprensione e sulla vicinanza e la solidarietà con le donne. Un altro punto fondamentale, un altro punto cardine è l'aiuto all'autoaiuto. E in quanto, diciamo, le donne non vengono gestite in un'ottica assistenziale, ma vengono sostenute nel prendere coscienza dei propri interessi, dei propri bisogni e dei propri diritti. Quindi
una donna che si rivolge a GEA non sarà spinta a fare una denuncia, a seguire un iter prestabilito, ma verrà accompagnata individualmente in quelli che sono i suoi bisogni reali, in concordanza con quello che lei esprime. Il nostro servizio è attivo 24 ore su 24, questo è un altro criterio, diciamo, fondamentale per i centri antiviolenza. È un servizio assolutamente anonimo, gratuito, e appunto le donne ci trovano delle operatrici formate e qualificate a sostenerle. Ovviamente quando parliamo di un'uscita da un percorso di violenza, parliamo di un processo, parliamo di un processo molto doloroso e anche molto complesso, e quindi per, diciamo, poter essere di sostegno reale alle donne è indispensabile un lavoro di rete, sia con tutti e tutte le professioniste che sono attive nell'ambito, che vengono a contatto con queste situazioni. Stiamo parlando delle forze dell'ordine, stiamo parlando dei servizi sociali, parliamo della sanità, ad esempio. Sono tutti quadri professionali che comunque in un modo o nell'altro vengono in contatto con situazioni di violenza, e noi lavoriamo in stretto contatto con loro per poter fornire un servizio migliore possibile. Però appunto parliamo di violenza maschile contro donne, contro bambine e contro bambini. La definizione, diciamo, di questa è proprio qualsiasi forma di prepotenza, sia fisica che psicologica, che viene perpetrata nei confronti di una donna per il semplice fatto di appartenere al genere femminile. Questo è possibile perché viviamo in una cultura viviamo in una cultura fondamentalmente patriarcale, una società creata, adesso io la metto in modo molto semplicistico, no? Poi ci sono tutta una serie di sfaccettature di questo, però se la vogliamo vedere così è una società, una cultura patriarcale, una società creata da uomini per uomini, che è incentrata proprio su questa gerarchia anche, no? E anche qui a me le piramidi piacciono moltissimo, anche qui abbiamo proprio una piramide, la cosiddetta piramide del potere, dove abbiamo in cima, con il maggior potere, abbiamo il maschio bianco, abile, cisgender, benestante, ecco, in fondo, proprio in fondo a questa piramide, con tutte appunto le intersezionalità di mezzo, abbiamo la donna nera, lesbica, disabile, trans, povera, che è quella che in realtà ha il minor potere possibile nel gestire questa cultura, no? Quindi ci rendiamo conto che quelli che hanno il potere in mano fondamentalmente decidono per tutti gli altri. È chiaro che qui c'è proprio questa disparità di potere, e si nutre molto di questi pregiudizi e di questi stereotipi che prima ci hanno in parte mostrato anche Barbara e Franziska. Sono stereotipi costruiti nel corso di millenni, quindi sono anche molto radicati e molto, molto diffusi, ecco. E hanno portato a minimizzare e addirittura a banalizzare la violenza di genere, sia nelle vite singole che nella vita collettiva. E c'è proprio una grandissima inibizione anche solo a vedere e riconoscere questa violenza per quella che è, proprio per il fatto che tutte e tutti siamo figli di questa cultura. Quindi, diciamo, anche solo per poter riconoscere la violenza bisogna lavorare sulla destrutturazione di tutto questo. È un argomento molto complesso, però è senz'altro un fenomeno globale, un fenomeno trasversale che riguarda tutte le società, riguarda tutte le religioni, e la matrice è la stessa,
Diciamo che la violenza che può vivere una donna manager a Londra ha la stessa matrice della violenza che può vivere una contadina, non so, in un qualsiasi altro paese. Forse ci sono delle forme di espressione diverse, ma le radici sono le stesse. Appunto questa cultura patriarcale che si insinua sia in ambito familiare che in ambito sociale, in ambito economico, politico, legislativo e anche religioso. Cioè, quindi è proprio una cosa, un fenomeno direi assolutamente strutturale. E questo diciamo è il cappello. Una delle forme di violenza diciamo più visibili e anche con un fortissimo impatto direttamente sulla vita delle donne, cioè diciamo a livello individuale, è proprio la violenza domestica. Come centro antiviolenza noi raccogliamo dati che sono assolutamente in linea sia con statistiche nazionali che con statistiche internazionali, cioè voglio proprio sfatare il mito della nostra provincia ridente, che per quanto riguarda appunto le forme di violenza presenti e la quantità delle donne che le vivono, è assolutamente in linea con il tutto. E ci mostra chiaramente il nostro lavoro quotidiano che la grandissima parte delle donne che si rivolgono a noi, cioè il 98%, vivono situazioni di violenza domestica. Quindi è molto più probabile subire violenza fra le proprie mura domestiche che non per strada in un vicolo buio, insomma, no? È estremamente probabile di conoscere il proprio carnefice, cioè il proprio maltrattante. Nella maggior parte dei casi sono partner attuali, ex partner, sono a volte anche padri o comunque altri membri maschili della famiglia. Sono, diciamo, in generale persone delle quali teoricamente dovremmo e potremmo fidarci. Questo è un altro lato molto forte della violenza, perché la possiamo definire proprio come una violenza della fiducia, no? Vorrei mostrarvi un brevissimo video, non dura nemmeno un minuto, perché a mio avviso rende molto bene l'idea di cosa significhi per una donna vivere in una situazione di violenza domestica, ok? Spero che funzioni anche l'audio. Ci proviamo subito. Ok, ci siamo? Oh. Non si sente. Non si sente. Bisogna fare una cosa che però io non so, dovresti in qualche modo... Mi chiamo Paola, ho 38 anni, ma vi mostro almeno 10 di più. Vuoi tornare dall'inizio così? Ho un lavoro banale, non come quello di mio marito. Non funziona ancora l'audio? Sì, funziona l'audio, dovresti solo partire dall'inizio. Grazie mille. Mi chiamo Paola, ho 38 anni ma ne dimostro almeno 10 di più. Ho un lavoro banale, non come quello di mio marito. Non sono bella e non mi trucco, tanto non serve a niente. Quando parlo è solo per dar fiato alla bocca, quello che dico è noioso. Non interessa a nessuno. Una volta suonavo il pianoforte e poi ho smesso, era solo una perdita di tempo. Non so cucinare, non so educare mio figlio e anche a letto non sono un granché. Se mio marito dovesse tradirmi non potrei dargli torto. Sono una fallita, una persona banale, un completo disastro. A volte quando una donna parla non è lei a parlare. Ad Maior aiuta le donne che subiscono una violenza psicologica. Ecco, mi rendo conto che è un video un po' duro. Però credo che ci mostri molto bene ciò che è l'obiettivo di chi agisce violenza all'interno della famiglia.
l'obiettivo di annullare la donna, di distruggerne l'autostima, di toglierle qualsiasi sicurezza. Ok? E per fare questo ci sono tutta una serie di strategie che vengono messe in atto, strategie che vanno dall'isolamento alla svalorizzazione, alla segregazione, alla umiliazione, alla negazione della violenza esercitata stessa. È proprio un intreccio, così come è un intreccio molto sottile di varie forme di violenza che vengono agite. Forme di violenza appunto fisica, forme di violenza sessuale, economica e anche appunto psicologica. Le donne che vivono questa violenza, come abbiamo detto prima, sono donne di qualsiasi genere, ma di qualsiasi età, di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi nazionalità, provenienza, appartenenza religiosa, grado di istruzione. E l'intreccio di queste forme di violenza molto spesso non è riconoscibile subito all'inizio, nella prima fase dell'innamoramento. La violenza fisica appunto non è sempre presente e questo rende anche molto difficile o inganna e rende difficile proprio riconoscere la violenza che viene esercitata. E soprattutto appunto la violenza psicologica è tuttora difficilmente riconoscibile, difficilmente creduta e anche difficilmente punita. È una forma di violenza che però, a detta delle donne che si rivolgono a noi, è la violenza che lascia le cicatrici più profonde, perché le parole brutte piano piano entrano e ti distruggono. Spesso quando parliamo di violenza contro le donne si sentono poi delle osservazioni del tipo però queste donne che vivono umiliazioni, violenza, insomma, perché non se ne vanno? E se la situazione fosse realmente così grave come raccontata, insomma, se ne sarebbero andate ben prima, no? Ci sono ancora tantissimi, una grande incredulità, un grandissimo giudizio sulle donne che hanno il coraggio di uscire dal silenzio. Ma in realtà appunto, l'uscita da una situazione di violenza domestica è una cosa molto estremamente difficile, è un percorso quindi anche un lasso di tempo molto lungo in cui le donne diciamo raggiungono una consapevolezza della situazione che stanno vivendo, perché spesso questa consapevolezza ancora non c'è, in più c'è un progetto di vita con il maltrattante, no? Cioè la scelta di stare con lui e di costruire con lui e dover ritornare su tutto questo. C'è una grande paura di non essere credute o di essere giudicate, c'è un senso di colpa per quello che sta succedendo, c'è una grande vergogna, ci sono le minacce, c'è la sensazione di essere troppo deboli per poterne uscire. Ecco, tutti questi sono gli effetti della violenza. E quindi le donne che trovano il coraggio di uscirne hanno un assoluto bisogno di essere credute e di essere sostenute nel recupero delle loro forze e della loro autostima. Questo appunto quando noi facciamo una valutazione di un rischio tale che la donna preferibilmente deve lasciare la sua situazione abitativa con il maltrattante e trova alloggio nella casa delle donne, per molte donne è la prima volta che possono chiudere una porta, sentirsi al sicuro e poter finalmente appunto, l'ho detto prima, tornare a respirare senza paura. Ecco. Se consideriamo tutte queste dinamiche, è anche molto chiaro che una donna che vive situazioni di violenza non è una donna debole, ok? È una cosa che può succedere ad ognuna di noi, perché appunto il maltrattante molto spesso è un uomo particolarmente abile nel corteggiamento. Quindi non si presenta alla tua porta minacciandoti di pugni, ma si presenterà con dei fiori, con delle frasi ad effetto che tu hai sempre sognato di voler sentire.
E quindi diciamo inizialmente c'è sicuramente una grande, grande luna di miele che nasconde spesso dei primi campanelli d'allarme sotto una, come si può dire, una malinterpretazione della parola amore. Sì, in realtà non serve che esco e vedo altre persone perché ho veramente tutto quello che mi serve, è l'unica persona che mi può capire, no? No, dai, non serve che lavori, io vorrei che tu stessi a casa e che ti godessi la vita, ci penso io al lato economico della faccenda. Cioè queste sono due o tre frasi che dovrebbero già far scattare dei campanellini d'allarme, ma appunto tutta questa... questi stereotipi che ci vengono comunicati sia dalla televisione che anche da altri, no? Non ci permette di leggerli, ok? E quindi poi parte una dinamica della violenza in Kreislauf, no? Cioè abbiamo detto la luna di miele, dove a un certo punto c'è anche una certa conflittualità che va crescendo, che poi sfocia in gesti violenti, più o meno fisici, insomma, ai quali inevitabilmente seguono dei periodi di pentimento, di lacrime, di promesse di miglioramento. E poi segue anche un'altra luna di miele. E poi ripartire con questo cerchio. Nel tempo, di solito, la fase bella, quella della luna di miele, diventa sempre più breve, mentre la fase violenta diventa sempre più ampia e inizia anche a girare molto più velocemente questa dinamica, però ci mostra ancora di più quanto è difficile uscire da questa situazione. Le donne che si rivolgono a noi di solito lo fanno in una fase acuta, però molto spesso poi è difficile restare ferme sulle proprie decisioni senza un percorso dietro quando arriva la fase del pentimento. Ecco. È quindi, diciamo, fondamentale per me tenere presente questa dinamica quando parliamo di violenza domestica e soprattutto allontanarti da una questione, diciamo, da una lettura di conflitto, di banale conflitto, come ci viene spesso anche riportata dai media, anche nei casi addirittura di femminicidi, dove non vengono considerate le violenze pregresse che ci sono, io oserei dire sempre. Viene considerato c'è stato questo raptus, no? Perché c'è stato un momento di... non è così, togliamocela dalla testa questa questione conflittuale. La dinamica è questa ed è la stessa per la donna manager di Londra come lo è per la contadina della Val Serentino, uguali identiche. Ecco, quindi abbiamo anche già toccato... Sto andando troppo veloce o ci... Io cercherei di, se non taglio adesso il tuo intervento, cercherei anche adesso di concludere pian piano per lasciare spazio anche alla discussione, perché penso che tu abbia toccato molti temi che potrebbero generare delle domande anche, quindi se vuoi avvicinarti... Ok, allora tempo. Brevemente vorrei ancora spendere due parole riguardo gli stereotipi, appunto la santa, la squallina... la piramide che vi ho riportato prima, e ricordarci sempre che questi stereotipi che sembrano così lontani in realtà sono dentro ovunque, cioè ci sono nelle coppie, ci sono nelle famiglie, ci sono a scuola, nei tribunali, nella sanità, nelle forze dell'ordine e così via. Cioè quindi così come succedeva prima, Francesca o Barbara parlavano delle leggi riguardo la televisione, no? E, anche ovviamente sulla violenza contro le donne esistono delle leggi molto specifiche e anche abbastanza funzionali. Quel che cambia è l'applicazione di queste leggi, ok? Troviamo questi stereotipi anche nei luoghi dove vengono applicate queste leggi e così via. Allargando lo sguardo, dobbiamo sempre tenere presente che una violenza contro le donne, una violenza domestica, viene agito appunto in un contesto dove c'è un'enorme disparità di genere. Se volete dopo possiamo parlare anche di alcuni dati specifici dell'Alto Adige, però vorrei proprio riportare il Global Gender Gap, che è un indice che esiste dal 2006, che misura praticamente in base a diversi indicatori
lo stato più o meno avanzato di un paese per quanto riguarda la disparità di genere. Ecco, l'Italia è tra gli ultimi paesi avanzati. Questo ci dice che la partecipazione economica delle donne, okay, il potere economico che le donne hanno e che è fondamentale, perché per uscire ad esempio da una situazione di violenza è indispensabile poter vivere in autonomia e libertà, e questo lo si può fare solo con una certa disponibilità economica. Ecco, è tutto collegato. Oh, mi piacerebbe parlarvi ancora tantissimo, eh? Non so, Daniele, se mi lascia ancora tre parole, se vogliamo aprire delle domande su questo, e poi magari mi date ancora 5 minuti in chiusura per lasciarci con qualcosa di positivo. C'è qualche domanda a bruciapelo? Sì, io avrei una domanda. Innanzitutto grazie, grazie anche di aver precisato questi stereotipi, che secondo me è una cosa molto importante, cioè di non pensare che solamente una situazione o un fenomeno che corrisponde con una certa classe sociale, quello lo trovo molto importante. E la domanda che vorrei fare però va in un'altra direzione, e mi stavo chiedendo se questa ottica antipatriarcale, che secondo me è molto molto importante per dare sostegno, aiuto a queste donne o anche aiuto autoaiuto, se viene anche condiviso dalla sanità, dalla polizia, dall'assistenza sociale, dalla psicologia, se c'è una formazione in questa ottica prospettiva antipatriarcale, o se manca secondo te. Allora, esistono sicuramente alcuni progetti che però ad oggi sono, diciamo, a discrezione delle singole persone responsabili. Non esistono delle formazioni vincolanti e specifiche né nelle università e nemmeno non esistono. Esiste un protocollo ERICA, ad esempio, che è un protocollo esteso a livello provinciale e riguarda la sanità, dove chi ha interesse può formarsi sull'argomento. Però, ad esempio, con le forze dell'ordine con le quali lavoriamo in stretto contatto, è proprio discrezione dei singoli operatori, oppure sì. Questo è un punto fondamentale. Non c'è nulla da inventarsi, esistono degli strumenti molto validi, come una convenzione di Istanbul, che mostra chiaramente quanto importante è la prevenzione. Ne abbiamo parlato anche prima, la prevenzione nelle scuole, ma non solo, e deve essere una prevenzione e una formazione fatta con una ottica appunto sulla strutturalità di questo fenomeno. È fondamentale. Altre domande? Sì, io vorrei solo perché questo anche a me mi sembra un punto molto molto centrale. Le volevo chiedere se, cioè, il sistema patriarcale non viene visto dagli uomini in generale? È così? No, nel senso, gli uomini sono i privilegiati dal sistema patriarcale, giusto? Posso rispondere da uomo anche? È veramente una questione molto onesta, cioè, perché noi spesso parliamo dal sistema patriarcale, e vorrei sapere se forse non viene neanche visto dagli uomini, sì, questo sistema patriarcale. Perché se, ma anche dalle donne spesso non viene visto, no? Cioè non è una questione di individuo. Io spero tanto che Daniele e Edoardo oggi non si sentano feriti se uso il femminile sovraesteso. E che vedano la complessità di questa situazione. Però è certo che l'essere un uomo in cima alla piramide di potere comporta dei privilegi,
e vedere gli effetti negativi della cultura patriarcale significa automaticamente mettersi in gioco, significherebbe mettersi in gioco e rinunciare anche a dei privilegi. Sì, posso aggiungere una prospettiva maschile anche per rispondere a Maxi. Non è sempre facilissimo riconoscere gli schemi nei quali siamo proprio dentro, ma come diceva anche prima Cristina, è una questione che riguarda anche le donne. Anche le donne spesso non riconoscono questa struttura gerarchica, e quindi la tua stessa domanda me la sono posta anch'io. Spesso veramente non è semplicissimo capire, per esempio, quando la mia compagna, quando mi si è parlato di differenza di salario, per me è difficilissimo concepire come questo possa avvenire. Se c'è una, no? È invece una questione di contrattazione che stabilisce che in automatico il lavoro della donna è inferiore all'uomo, al lavoro dell'uomo. E anche da uomo è molto difficile capire cosa c'è dietro queste dinamiche, come possono in realtà manifestarsi queste differenze. Quindi secondo me c'è molto da fare proprio su un cambio di paradigma e un riconoscere, a partire dal linguaggio, dalla vita di tutti i giorni, dalla negoziazione tra i generi, proprio un nuovo modo di vedere la civiltà, no? come senso della collettività. Mi sembra molto anche interessante che questo nome Gea, per me mi è subito ispirato. Gea è un po' la geo, che è terra. Sarà interessante immaginare una nuova geografia, una nuova geasfera, perché proprio per declinare al femminile una visione che si è instaurata in tutti noi, ma che non è l'unica verità. Quindi si tratta di capire quale nuova verità si potrebbe proporre. Vorrei riportare un Cristina, scusami. Anche su questo esistono dei progetti maschili che vanno ad analizzare proprio all'interno di gruppi maschili con dei principi femministi queste questioni, ecco. Stanno nascendo. Vorrei raccontare solo un brevissimo esempio che mi è successo ieri, e quanto anche io stesso, che penso tantissimo su queste tematiche, mi trovo impreparata o sul momento non so bene cosa dire, anche secondo me perché nella formazione anche della scuola, dell'università, non ho ricevuto gli strumenti, e quindi spesso penso quanto è importante e fondamentale. Ieri, per esempio, avevamo una riunione con un comune dove è accaduta una cosa abbastanza classica. C'era un uomo anche parte, erano tutti persone importanti, persone che hanno un certo ruolo in questo comune, e lui deve raggiungere o deve convincere una donna per un permesso, per esempio, e dice in una riunione di lavoro ufficiale: se do a lei 3 baci sicuramente mi dà poi questo permesso. E quindi io poi era la sua interlocutrice, no, su questo lavoro, e mi sono totalmente trovata impreparata, no, in questa situazione. Cosa rispondo, come reagisco, e secondo me è fondamentale in queste occasioni anche di avere degli strumenti, no? Ma io stesso ero soltanto scioccata, e quindi sì, è una cosa che si impara, no? E anche si impara passo per passo. Io mi rendo conto che sono solo scioccata e non posso più, sono zitta. La prossima volta probabilmente avrai trovato le parole. Spero. Ma volevo ritornare alla domanda di Martina, perché come si può usare o come si può
anche generare o sviluppare un programma dove che non so, ma fa trasparente questo sistema patriarcale, se per gli altri, se per tanti altri sembra invisibile, che però è presente, però in modo invisibile, cioè come si può obiettivare una cosa che per noi sembra ovvio e per altri sembra una cosa ideologica quasi, o un punto di vista ideologico quasi. Se noi parliamo sempre del sistema patriarcale, allora per altri sembra una cosa quasi isterica un po', o ideologica. No, capisco bene. Sì, ci sono luoghi dove non uso la parola patriarcale, spiego lo stesso concetto senza usarla e si accendono delle lampadine, insomma, no? Ci sono dei preconcetti anche su questo. E la soluzione sulla mano non ce l'ho. Però, appunto, oltre all'importanza di andare a lavorare sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione nelle scuole, in tutte le forme di professionisti che lavorano sul campo, oltre a questo, la mia speranza, questa è una cosa molto soggettiva, però è la mia personale speranza, è quella di questo movimento che sta nascendo ora in Italia. Non una di meno, ma non solo, cioè non una di meno, la miro molto per proprio per la questione della capillarità dei nodi che ha e della capacità che ha di movimentare e di mi sembra quasi svegliare molte persone. A Bolzano, cioè in Alto Adige, sta nascendo un vi faccio brevissimamente questo spoiler. Faccio parte di un gruppo di donne che ci sono incontrate, arriviamo da ambiti molto diversi, da esperienze molto diverse, però ci siamo confrontate sull'opportunità di fare una marcia delle donne su Tirolese, perché questo secondo noi è una nostra esigenza molto personale, il sentire la solidarietà fra donne, che comunque è molto nutriente, che poi ti dà la forza nella lotta quotidiana che porti avanti, ma anche una visibilità, diciamo, avere una visibilità, essere in strada con i nostri corpi, manifestare per avere una visibilità sia, diciamo, ai vertici politici, ma anche per le altre donne, non dico quelle che vedono il femminismo come un'ideologia, però ci sono tante donne che sono in mezzo e riuscire a raggiungere loro. Quindi, così come Barbara e Francesca avevano parlato del loro desiderio per la vostra campagna, anch'io ve ne parlo, e se posso sarò molto felice di potervi mandare il nostro appello, che si rivolge, non è ancora, diciamo, lo stiamo concludendo in questi giorni, si rivolge a tutte le donne, gli uomini, le persone non binarie, indipendentemente dal colore, che è il colore ideologico, politico, religioso, sessuale, il colore della pelle, della provenienza, della classe. Vuole essere una marcia realmente sostenuta da tutta la società femminile, ma non solo, del Sud Tirolo. Stiamo, diciamo, creando la cornice per questo progetto e sarei molto felice di potervelo poi dare in mano affinché potiate riempirlo, ecco. Un'ottima chiusura per questo intervento, grazie mille. Siamo molto curiosi di questa iniziativa e saremo anche felici di partecipare. Siamo alle 18, se non sbaglio, secondo il programma, perché, ecco sì, dobbiamo prevedere una pausa adesso di nuovo di un quarto d'ora. Grazie mille ancora, Cristina, e spero che anche tu potrai seguirai ancora il progetto e che potremo anche fare riferimento a te per avere dei dati o dei numeri che sono anche sempre molto importanti. Ci vediamo tra un quarto d'ora. Grazie mille. Grazie, mille grazie. Ich glaube, da gibt es eine Diskussion, eine intensive Diskussion. Das wäre auch Teil, eigentlich eine interessante Diskussion, die man auch teilen könnte. Das bringt ja auch total viel zum Thema. Yes,
Please, Martina, you can go on with the next presentation and discussion with Fusia. Io parlo in italiano, presento Fausia Chignangio e Fausia poi parlerà in inglese e sarà una presentazione del suo lavoro, delle sue prospettive e moderato da parte mia. E sì, poi ovviamente come abbiamo già fatto in precedenza, ci sarà la possibilità di fare delle domande. Fausia, adesso un attimo solo che ti cerco, ecco qui. Tu sei un'attivista femminista nera. Apro parentesi o diciamo faccio un riferimento al tedesco dove nero si scrive grande, also schwarz, che mi sembra molto importante perché è anche un atto molto consapevole di scriverlo ecco in grande. E tu organizzi programmi di empowerment per persone nere e programmi e progetti di sensibilizzazione contro le discriminazioni per persone bianche. E in questa prospettiva entri anche nel campo della intersezionalità. Hai realizzato progetti con varie associazioni e organizzazioni e sei stata molto spesso invitata come esperta, come speaker, panel speaker in Alto Adige e oltre, come per esempio per il festival Ghost Diversity Milano e Pai de Ina Innsbruck. Nel 2018 hai fatto parte del gruppo di fondazione e coordinamento della rete contro il razzismo Stop Racism BZ a Bolzano. Oggi coordini uno spazio di sensibilizzazione contro il razzismo promosso dall'associazione Human Rights International, gestendo incontri settimanali e online. Forse vorresti anche parlare di questo o puoi accennarlo, così chi ha interesse può anche partecipare. E tu sei associate expert member dell'associazione Il razzismo è una brutta storia, che è un'associazione che lavora proprio su livello nazionale. Ecco, Fausia, vorrei dare a te la parola e sono molto I'm looking forward to your presentation. So, thank you. Grazie. Thank you also for inviting me to take part in this event today. I've shared a screen. Is everyone seeing it? Yes. Yeah. Super. That is what I'll be using today. I wrote my PowerPoint in German. So, but I'll be speaking in English, but my PowerPoint is in German. I would like to start by giving thanks also to the women who have been there before me, who have fought this fight before me, and who I'm continuing to learn from up to today. And I would also like to honor, today is the Transgender Visibility Day. So I would like also to bring that into the space, because I find it important that when you're talking of different forms of discrimination and violence, that we remember that there are other people who face this more than we. So it's important to mention them. So I would like to mention that also. And before I start with my presentation, I would like to give a trigger warning that I might be using some images or some words really that might trigger some things to some of you, and I would like to say that from before. So, thank you. So I start my presentation by asking the group these three questions that I would like them to guide you through the process of my presentation and for you to reflect on. The first question is, how do I sustain patriarchy in the system that I'm living in? Because we all sustain it in one way or the other, even if we don't want to acknowledge it. Also, as women,
we have internalized it really very much, even us. We see it. We see women in power positions who reproduce it, really. And we are shocked, oh, how can a woman do this? Men are the ones who do this, but we also do it because we've internalized it really much. So the first question is, how do I reproduce patriarchy? And the other question is, how do I benefit from patriarchy? Because we benefit from it in one way, form, or the other also. So how do I benefit from patriarchy? We might be here saying, okay, it is bad and everything, but how do I benefit from it? And the last question, which I find very, very important, is when we talk on gender-based violence and everything, should the focus not be on men changing their ways of doing and not really centering very much on making women safe? Should that not be the focus? Because they are the perpetuators of these things. And the more we continue to, like shonen do shonen, not even mentioning them, the more they continue doing it. We cannot cut a part of this discussion also and assume that we can do everything by ourselves. Now, men have to be involved. So my question is, should the focus not be on men stopping reproducing this, than making it the work of a woman to stay safe? Those are my questions. Those are my opening questions that I would, yeah, I give them into the room. We reflect on them in the process. Maybe at the end, we will have time to talk about them, but those are questions for each and every one of us. I start my first slide with men, because they are the perpetuators of this. And if we don't center them, we don't talk about them, it's like we're erasing them. And I start by talking about this male privilege that is there. And it comes as a, how can I say it? It's a given. And it's something that is there for all male, as in regardless of the race, either white or black, there's this, it comes as a default due to the gender. You know, it's this privilege that you get due to the fact that you are a man, you get this go ahead to do some things. So it is there. And who does it benefit when it comes to male privilege? It is there. And we know that a lot of men are benefiting from it. And they are continuing to benefit from it due to us also not calling it out, because with most of us, we don't call it out. So yeah, and it's due to this, the production of power and control is there. And we see how they try to keep this power and control in each and everything and in each and every space and base that they get, that we can have such a moment really. And yeah, at the moment, I don't know how it was before, but we have two men present here. And I'm like, okay, should more men not be involved in this because they are the perpetuators of these things? Don't they also want to change this? So, and what happens often is male solidarity. It's sickening to see how men cover each other. That when you're seated with men, when one says something, no one dares to call a man out. No fellow male dares to call the other one out, because it's like, nah, he did not mean it so. How many men have been in Kneipe or sitting somewhere, these locker room talks really, and you hear something, it's disturbing you, but you don't stand up and say, okay, stop, this is wrong. We have enough men who do that. As if they don't have this courage to stand up and say, okay, this is wrong. Whatever you are doing is wrong. Whatever you're reproducing now, becoming these slurs, catcalling, and all these things is wrong. It has to stop. That is male solidarity. Covering each other up. Nana, he did not mean it so. Because what? We are covering, they want to cover each other up due to the power and the control that they have in the system. If you check who is in the world, really, who is leading the world in the big concern, in the big world, when it comes to money, in the big countries, how many presidents are women? They are holding all the power and the control. And that is why they cover each other up completely. It starts from, yeah,
from law, you know, from our day-to-day encounters. A man sees a fellow man doing something and you don't mention it. Because when it comes to this, I think, how many men know of a fellow man who has raped a woman? Because when it comes to us women, we know either a friend, a family member, or someone close to us who has been raped, and we know the person by name. But how many men know a fellow man who did this? Who can admit and say, I know someone who did this? How many? And how many of us women, we try to cut out these pictures? We know our friend was raped by someone, and maybe the person tells us who it was, but we try to cut out this picture of this person. We don't even mention the name or something. Why? Why are we protecting such things as women? By not mentioning them, by not saying that this is wrong, they continue doing these things. How many men or women do we know that go through really domestic violence amongst our circles by their husbands, and we only focus on the women? Nah, she's poor. Nah, and no one says the man is horrible. The man, something has to be done. We try to protect this. Now we come with excuses. Now maybe the man has mental problems and all these blah, blah, blahs. Maybe the woman was triggering the man. That's why the man did all these things. We all come up with excuses, also us as women, to cover up this system. So it's something that we have to reflect on and to check. Seeing how many men are killing women on a daily basis. On a daily basis worldwide, 6 women are killed every hour. And this is something that is like, yeah, okay, it's not happening here, so we don't know. But it is happening. And men are doing these things. So if we don't center them, if we don't put this conversation and demand that they start working and changing, it will lie on us. That is why we will always think that sexism is a problem for women. It is not our problem. We are the ones who are afflicted by this. But it is not our problem. It's a problem of the men. And as long as we still continue thinking us as women that it is our problem, we will continue fighting fights that are never ending, that will not be fruitful when it comes to some things, because we're still benefiting from this system and we still want to continue upholding this system. I go to my first term, misogynoir. And I chose this term, and this is a term that is lying really close to me, because it's a term that was coined by an activist, a queer Black activist, Moya Bailey, in 2010. And misogynoir is the type of misogyny that is specifically afflicted to Black women and girls. That is misogynoir. We have misogyny that women face and go through, and we know that. But misogynoir is a specific type of misogyny that Black women and girls face in this system. I would give you examples really that Black girls in this system are robbed of their childhood at an early age. You have a girl who is 9 and is seen in this system already as mature, due to the fact that, okay, Black girls, they grow up early, they have a high sex drive and whatever. Due to this, all the stereotypes that are brought for a Black woman or a Black girl, the hypersexualization of Black women and girls. Now, even if a Black girl or a Black woman was raped, yeah, it's okay. They are over-sexual. That's why for them, it's not a big thing. It's something that has been there, not now, but even during the colonial periods. This is what the so-called masters used to justify the raping of Black women in the plantations or in the colonial countries that they were. Nana, they grow up so early, they do this. That is what happened really when the Italian guy who went to Ethiopia and married a young girl, is like, Nana, she was not, you know, she was big, a 9-year-old girl. And it was justified. Why? Would a man here marry a 9-year-old kid? No. But due to the fact that Black kids, Black girls especially, are overly sexualized, are robbed of their childhood at an early age, these things happen. And they are permitted. And they are seen as if, yeah, it's so.
back then in their culture, this is what they do. Yeah, but it does not give you the right to do it, even if we do it in our culture. That is something, really. These stereotypes of the strong Black woman, the strong Black woman who is strong, she's in charge of anything, she's managing of everything, it robs us of the chance of us showing our vulnerability, the pain that we go through, that is not accepted in this system, because white women are seen as the women in the whole system, in the whole world, they are seen as the women to be protected, to be cared for, and Black women, as Angela Davis said in her book, Gender, Race, and Class, Black women are seen as full hands, meaning I have to go out and deliver as a man, while white women are sitting in the house, nurturing for their kids, and they are the ones to be protected. They are the norm, they are the women. That is what the system brings. And when I talk of misogynoir, these are examples of what misogynoir is that we live with in the system now. When I go to the doctor, I had an example, I went to the doctor, my doctor told me, I cannot treat you because there has been no forum on how to deal with your race. That is what my doctor told me here. Now, we're in 2020, my doctor telling me there's no forum on how to deal with your race. I'm like, okay. If we check on medicine, how much has been done on Black, especially Black women's bodies when it comes to forum, on cancer and all these things that is done on bodies of Black women. And now here, doctor telling me that there is no forum on how to deal with me, neglecting my pain that I'm feeling. It comes to this, it comes to misogynoir, because I'm expected to be strong. I'm expected to carry everything. I'm expected not to feel pain. And if I show pain or if I show my anger, it irritates a lot of people because it's like, why are you getting so emotional? Why are you so loud? Then I get again the stereotype, you're the angry Black woman. And I'm put in the category as, now you are representing all the women. So this is misogynoir. It's a term that is not used often. And I would find it really important that it is used because it is happening. And these things, as I say, these examples that I brought, they are happening here in Alto Adige. They're not happening elsewhere. They're happening here. But we try to cover it up because we don't see Black women as human beings. Black women are cut out of statistics completely, but that we'll get to that later. And the last one is when it comes to how I dress, how a Black woman dresses up. Regardless of how I dress up, it's always problematic. Regardless of how every woman dresses up, it's problematic. That is there. But the problem comes when a Black woman dresses up in a certain way. It is wrong. I can come wearing something. It's like, why is she wearing that? And I will get to hear this first from a fellow woman. A fellow woman will be the one coming and criticizing me on how I'm wearing, how provocative you are, how not well representative you are when you wear the way you are. If I wear something that is figurative, our bodies are built different. If I wear something that is accentuating my body, it is a problem because it's like, nah, it's too sexual. Can you not wear something else? How do women wear here? How do women wear here? They have a freedom to wear everything. You have women wearing short clothes. You have women wearing body-fitting clothes, everything. We know it is a problem because from Patrick and everything that is happening in the system. But when it comes to a Black woman, it is even more. And we see it even on profi levels. We see what happened to Serena Williams when she was playing tennis and she came with this cat suit and how it brought a big uproar. How can she do this? How can she come wearing this? I'm like, okay. You know, the double standards of these things is what is killing a lot of Black women. And I'm not saying this to get pity. I'm not saying this to you to start pitying Black women, but I'm saying this to call for action. Action should be done, not pity, because pity will not lead us anywhere. Pity is what is making us stay in where we are because we are pitied. And then due to this pity, a lot of reproduction of things is happening. So I'm not saying this for pity, but I'm saying this really for calling for action, because these are things, and I brought these examples because these are things that are happening here in Alto Adige on a daily basis. So the next question that I had is, how are specific forms of violence
here in South Tyrol taken into consideration? The question is, they are not taken into consideration. That is the answer. They are not taken into consideration at all. And the right questions would be, is how are these forms of violence against Black women not considered or perceived and wahrgenommen? How are they here? Because we know they are, we know that these things are existing, but how are these things not perceived in this system? And there are different ways and different functions or examples that are used here. Example, silencing, not listening, you know, taking our dignity away from us with doing things that I'm like, like one thing that is at the moment problematic for me is this action that is happening in collecting sanitary equipment, sanitary pads for women who are living in the camps. I'm like, that is for me the most, I don't know, undignified thing for a woman, really, that can happen. I'm like, what was there a conversation with these women that this is what needs to be done? Should we not be fighting on pink tax that these things are made cheaper for everyone, for every woman to access them? Should we not be fighting that the system sees these people living in these camps as human beings and giving them money and something for their upkeep to buy their things? Should other people now go out and raise these actions and buy them and then publicize it for everyone to know, taking the dignity of these women away from them? Is that, as in, that is something that at the moment for me is, yeah, it is not easy to see. And they're all done on the name of, we mean good. We are doing them good. You know, we mean fine. That's why we're doing this. I'm like, nah, check. Check on the dignity of this woman. Would you want it to be done to you if you were in this situation? Would you want it to be done to you? Yeah, the other thing, as it happens also to a lot of women also here, is talking over mansplaining. Mansplaining happens to all of us as women. When we talk something, a man comes thinking he knows it better, he brings it better, he can explain it better, he can simplify it for it to be understood better. It's happening a lot to Black women, but it's not only happening from men, but it's also happening from women. White women are doing this also to Black women in the system, thinking that, nah, I can simplify it for you better. That's why I have to talk for you. You don't understand. That's why I have to bring it well in a language that the so-called culture, my culture here, can understand and can hear. I'm like, what is difficult from how I'm talking for anyone to understand? The resistance that is there, that even maybe at this moment, some of you are having in understanding me and thinking that I'm too emotional, I'm bringing it in a way that is so, that is it, that is racism. That is the power that one takes and deems that, nana, I cannot listen to you, you're too complicated, you're too emotional. Nana, we cannot listen to you. That is what is happening. And it's happening to a lot of women, Black women here in South Tyrol, that we don't have spaces that we can go and talk these things. Also to the fellow women, we don't have these spaces. Because also in the so-called feminist groups here, they are not safe spaces for a person like me. Because if a feminist group is not intersectional, acknowledging that we might be women, but we are all different, we all have different backgrounds, we all go through something different, is not a safe space for anyone. And if the aim of this is not to decolonize everything, is if the aim is just to get to the glass ceiling and be close to the men, then that is the wrong thing. The aim should be to break this system, because we've seen up to now that it's not working for anyone. It's not working for anyone. It's not working for me. It's not working for the white women. It's not working for the white men also, who are the holding power. So if the aim is not to decolonize this, to break this, then these spaces are not safe for anyone. That's what I would say. Yeah. And the next one is about facts and numbers about intersectional discrimination in South Tyrol. When it comes to that, I'm like,
it is not easy to come with numbers and everything because there are no numbers. The lack of data collection is there. We don't have any data collection. Germany, at least for the first time, they made an own census for Black people to understand this, to understand how it is, how many Black people. So, but here in South Tyrol, it's being cut out completely. And the higher you go into the institutions, the more they cut it out. For me, I'm reminded every day that I am different. I am of another race. But the moment I enter an institution, no, we are all women. The moment I enter into a women's house, no, we are all women. The fact that I am Black and I go through other things is not put into consideration. It's cut out completely. So coming up with data, it is difficult because the system is trying to block this as much as possible to bring data to show that these things are happening. And why do you do that? You do that because you don't want to acknowledge that these are also human beings living in the system. And these are human beings that are going through things that are different from what the general society is going through. And that is why they're blocking this so much. They're cutting it out so much in order for this not to happen. Because the moment you have this, the moment you have data, you cannot look away from it because the data will show you this is happening. This is happening, and it's happening to Black women. So you cannot look away. You will have to acknowledge that Black women are human beings. Black women are living in Alto Adige. You will have to acknowledge this. And that is why this thing is cut from the system. And the other thing, of which is a fact, is Black women often, they fear reporting abuse, especially if it's a Black-on-Black abuse, to the police. Due to the experiences that we make with the police, we don't want to send our fellow men to the police because we know what will happen. I don't want later to get the repercussion in my community that is giving me hold in this system and be called a snitch. Now you are going against us. I don't want to do this. And if I know if I send someone, a Black man, to the police, what will happen? We see how much police violence is happening here. We tend to project it in America and everything, but those things are happening in Italy also. I know someone who was stopped here last year, gunpoint, just to control the documents. Four police officers standing, holding guns at him and asking for documents here in Alto Adige. These things are not making headlines because it's easy to think of others in America. It's happening. America is really slim. And not reflect on South Tyrol. These things are happening here. Where are they happening? Why are they happening here? Because you don't want to see it. It's easy to see something that is happening elsewhere. And due to this, that's why a lot of Black women who undergo domestic violence or any other form of violence in the hands of a Black man, they don't report this. This is one of the big reasons as why this is not brought into being. That's why you also don't have statistics, because it is not easy when it comes to this. Because you know, if I do it, what will happen next? They take away my kids. They think I'm incompetent myself and all these things. How many Black kids are taken away from their mothers in the system due to the fact that they've reported that there has been an abuse? We are deemed as ungood, and I don't know, we are not mothers enough. We don't have this motherly instinct. So it's better if our kids are in the hands of white women. And it's happening a lot here. How many women have their kids been taken away from them in the camps now because they are deemed unfit to raise their kids? Does anyone check on what reasons are making these women get to this level? Does anyone go through this and check? No, they are just deemed unfit and the kids are taken away from them. Yeah, you know. So these are all factors really that are to be considered and to be put really in front of our eyes. Really, because now it's not a time to say we don't know. We know. Facts are there. Research has been made. And now in the era of Google and everything, no one can say, I don't know what to check and what to do. There are enough platforms. And if you don't know, there are enough groups that can guide you on where to check and what to do. So it is an excuse. For me, I find it an excuse when someone comes up and says, I did not know, I could not. Nah, really. If you wanted to know, if you deemed it important, you would have made it an effort for you to know. So the other thing is, what role does institutional racism play on the
on the violence against Black women. It plays a lot, really. And when it comes to institutions, I divided in, you have schools from before, how kids are treated in kindergarten, in schools, kids not finding their spaces, kids not being recognized, kids not finding representation in the schools, cutting them out. We are cut out really much, really, in the system. When we talk about women, most pictures you see, they are white women. I'm like, okay, am I not a woman? Am I not a woman? I have an Italian citizenship. When you talk about women, do you also consider me also in the picture? That when I see this picture, I'm like, okay, I also see myself there, because I also go through this type of discrimination. I also go through this. Don't I count? And it starts, as I said, from school. How are kids taught to deal with Black women? How are kids taught to deal with Black kids? In the materials that they see, in the books, the reproduction of words, really, that are harmful. And all these things, it's happening. When it comes to the police, let's not even talk about it, because it's something that makes me really angry. The police violence that is happening here, the dehumanization that I get as a Black woman when I'm encountering a police, the fact that I cannot even leave a house without a document, because I know if I am to be just controlled by the police, what I'll go through because I'm a woman, me being termed as a whore and all these things, and they're happening here in Alto Adige. When it comes to the police, when it comes to going to the prison system, when it comes to going to the courts and all these things, I cannot afford to pay a nice lawyer. Why? Because the works that are put for Black women, they are what? Even if I'm studied how, the system does not allow me to get a job that I can sustain myself. I'm given the most horrible jobs. The care work, because we should care for everyone. The care work is left for us. Cleaning the toilets, babysitting, checking, being badante. Those are the works that are left for us. How many Black women do you know here in Alto Adige that are holding positions, higher position or positions of power in any institution or in anything? How many of you know any Black woman? I don't know any. And I've been living here for some time. Because what I know is the resistances that a lot of people here get when they see a Black woman in power. Because they're not used to getting knowledge from a Black woman. That is the thing. And I know the resistances that maybe some of you here have in seeing that, okay, I am coming here and talking. The resistance, the prejudices that are going through your head. We all have prejudices, it is so. But all these things that are going through your head, what can she tell us? Now let her talk and then she's finishing. But I know that is how it is. That is how the system has been set. Not to see a Black woman as anyone who can bring knowledge, who can have any information that can be useful and worth to be heard of. And forgetting that most of the information that is circulating when it comes to these things, violence and all these things, is all based on the work that Black women did. All the researches that Black women did, all these things we're just constructing from the base of what Black women did, because they undergo, they're on the bottom line of discriminations. We undergo everything. So all this discrimination, and especially dark-skinned Black women, because the system also categorizes this. The light-skinned Black woman can be close to the power, the dark-skinned, we can step on her. That is what is happening in the system. When you check, for instance, in Germany, all the activists now that are talking big, how are they? They're all light-skinned women. They're all light-skinned women. And why? Are there not dark-skinned activists in Germany who can bring the discourses? They are, but they are not taken. They are not taken into me. So the other thing when it comes to media and information, and when it comes to media, I mean everything, print media, the digital media now, the television and everything. One, the cutting out, you don't see yourself. And when you see yourself, you're represented in a stereotypical way. And when you're put there, even if you're represented, you're represented as a token. Now we put one as a placeholder just to show that now we have the quotes and it's enough now. We don't need more. That is what is happening. Because now everyone is talking, now it's in, we have to talk and diversity and everything. So we put one Black person to represent everyone. We put the person as a token. You don't talk, but you're just here to be seen and not heard. And let's continue. And that is what is happening. Also in the media. In the
state. That is what happened to me. It's my doctor telling me that there is no fortune done for my race. I'm like, and I was in pain. I was in pain that time. And it's not only happening to me. A woman that I know, it happened to her. She got depression, postpartum depression. She could not be accepted in the hospital until a white woman called and referred her in. That is the only time that they took her. And it happened in Bolzano. She was suffering from postpartum depression. They were like, Nana, you're not so sick enough. Until a white woman made a call, it's like, she is sick. Then they took her. Is this a system that continues living in? Yeah. So that is, that is my take. Thank you. Thank you for listening. Thank you, Fauzia. Yeah. Thank you for sharing this with us and the whole complexity of this topic. So I don't know where to start because it's such a big topic and theme. And I want to ask you, what can we do? Because you showed a lot of gaps. The gap of data collection, for example, the gap of female solidarity and solidarity on violence on females or women, and also the gap of the decolonized education. So where can we start to reduce these gaps? So first, by acknowledging that we are human beings. That is the first step, really. And acknowledging that we are not all the same. Because also amongst you, if I see here, you're enough white women, amongst you, you have a lot of differences also amongst you. And not acknowledging that we are not the same. We are women, but we go through other things. And that intersectionality does not mean one thing added on top of the other, but it's something that I have. I'm a woman and I'm black, and I cannot separate that. I cannot separate my blackness and my womanhood, and then I'm like, I'm a woman now and I'm black. It's not possible. So acknowledging this, it starts by acknowledging that this is there. Acknowledging that something is lacking. Acknowledging that some discourses are lacking. Some faces are not on the table when some discussions are being made. Not talking over, but talking with and listening to black women. Yeah. That is a step that I think, is helpful to start this. Yeah. Thank you. I want to open up for questions. So, because I see that we are, running out of time, but it's a really important discussion. So, who has questions, please? Yes, I have one. Yeah. Following up what you were already talking, and first of all, thank you very much. For a really precise and very complex analysis, and also saying that there are differences and fundamental differences, and also that there are common spaces, and thank you very much for this. And following up to this, what you were talking about, this being acknowledged. I'm open to get more acknowledgement, and in which way also can we kind of support the institutional way to in order to generate more acknowledgement, and how many fields are you I would like to think in a way, in which fields would it be possible, or would what
fields are open and what kind of experiences have you already done with this? Yeah, experiences are many because, as I said, I have interactions often with fellow Black women and they bring this, we exchange this and it's there. So when it comes to the fields, I would, for me, where I find important and where I'm also investing my energy in the school system, in the education system, when it comes to representation, how are these things talked about? From an early age of kindergarten, with books and all these things and these narratives, that is a step that I would find important, really. How do we talk to our kids about Black women? Do we, if we have kids, do we even have books at home that show them that, okay, they are Black women and they're, you know, they're not the ones doing all the works that are there. There are people also who are human beings. Do we do that? Do we have this? When it comes to calling out, when you notice something, speaking it out, having the civil courage to stand up when you notice something that is happening. That is there because a lot of civil courage is lacking in Alto Adige. Things are happening in front, no one will say anything, but then later you'll hear someone say, yeah, Fauzia, I saw it happen to you. I'm like, yeah, why didn't you say it in front? Why didn't you say it there when it happened? And acknowledge that it happened. But when it comes to this, there's a lot of white solidarity that is still happening and you know, sustaining each other. So civil courage is important, calling out things, standing up for things where you see an injustice happening, not only to me as a Black woman, a non-binary person, you know, calling out, standing up and saying, no, stop. I want this to stop. Not for the person, but because I want to live in a world that is fine for everyone. I'm not doing this for you. I'm doing this because that is the world that I want to see. I want to see a world without violence and not posing it on the person. Nana, I'm doing this for you. Nana, really. When it comes to the doctors, there's a lot of things that can be done in the system here. But as I say, for me, where I'm investing at the moment, my energy is on the school system because I'm a mother of two girls myself and I see what is being reproduced in the school system, in the books that they're reading and all these, the narratives that they're getting. You lack a self-worth. You feel you don't belong. You are cut out of the picture from how you're talked about in the school books. You're like, I don't belong here. So that is where at the moment I am concentrating my energy on to decolonize this and to change this narrative and to give my girls a sense of, not even a sense, to show them that they belong here. They're not in the wrong system. They're not in the wrong place. The system is the one that is wrong, but they are not wrong. They are not wrong. They deserve to be here. But the system is what is failing them. The system is wrong. Yeah. I had something to contribute, and thank you so much for, it was just so good to see you, honestly, in this conversation. And I think that's also one of the reasons why I was so keen to stay. I just wanted to share that I've been in South Tyrol since June 2020, like living here properly full time. And I think the one thing that really shocked me was seeing how during Christmas and during Carnival in South Tyrol, no one frowns upon blackface. Like, this really disturbed me. I see it repeated in the town magazine, you know, where like white kids are going around singing and there's one kid who's in, like, to me this is really unacceptable, and it makes me feel also really alone because I also go around and, you know, what you were talking about, I frequently have these experiences where kids stop and stare at me, you know, and you don't know how to react, you don't know what to do, you're frequently feeling alone. And then during Carnival, it's repeated in a really intense way. And it really struck me that South Tyrol doesn't have a problem
with this, no one says anything. And I think that silence is so loud, it's really potent. And when you try to have a conversation with people about it, you frequently feel like you're so alone, because firstly, there's just this invisibilizing of the problem. It's like suddenly not a problem. And there are complex justifications for it. It's like, oh, but the king is a noble character, so there's nothing wrong with a black face. But then why is Jesus Christ white, for example? I mean, he was not white, so why is he so white? Or in Carnival, it's like, oh, you know, we wouldn't have a problem if a black person came in white face, but obviously you wouldn't, because, you know, it's an oppressed mentality. And I think if there's any kind of gap that seems so much more immediate, it's just these visibilizing and invisibilizing of discourses, and how even in Botsen, because I'm new to the territory, I'm starting to understand which parts of Botsen are considered not cool, which parts are considered, you know, okay, we can spend time here. And I frequently go to the Oriental shops, you know, to buy stuff that I need. And it's been really interesting to see all of these tensions. And I often wonder why institutions don't. I mean, I think of all of these shops with such a diverse population of people from, you know, different backgrounds that are not white, and they never get included in artistic discourses, and they're just not seen. So when I go to a museum in South Tyrol, I wonder who is this art for? And I don't often feel like it's for me. So I imagine it must be so much more compounded if you're black and a woman, and perhaps even non-cisgender. I mean, I can't even imagine. I hear you. Yeah, when it comes to the topic of silencing and upholding power, it is high. Some discourses are starting now, slowly, because when I came here the first time, that was more than 10 years ago, the discourses were none, they were not had, but now slowly, some things are happening. Because I remember my first encounter was when I walked on the road and some kids started pointing a finger at me and shouting, look at the N is walking, the way N is walking here. And it was, you know, 10 years ago. And what I got to also learn is that there's this category of people who are, you cannot touch them, even if they reproduce well, those are the kids and the old people. The old people, it's like they get the go ahead to do anything. And how many experiences I've gotten really from old men catcalling me or doing some things that are really horrible, but you're not allowed to touch them because they are old and you cannot touch them. And when you mention them now, it's not okay. You cannot touch our old people. So yeah, there's still a lot to be done when it comes to decolonizing the system, really. And as I say, the aim is not to decolonize it for women to sit in power and then reproduce the same patriarchal system and powers that they were fighting from before. The aim should be to decolonize and break the whole system down and develop a system where these oppressions don't exist. Because if the aim of feminism or white feminism or so is to fight these things and then get up there and then reproduce the same things that the men are reproducing, even maybe worse, because you want to show that you're stronger, then I don't see a need of this discourse. That is my take. Because I'm like, if you don't want to break it and make something different, and something that includes everyone, not only for yourself, not only benefiting you and your likes, then I don't see a need. And that's why I also don't see a need of me being in some spaces. Because if I see that these spaces are just reproducing this, the aim is just to get power and sit in power positions and then reproduce what men are reproducing. And I'm like, why am I sitting in such places? What is it bringing me? What is it giving me? Yeah. I could absolutely support you in both of you in saying what you are observing in South Tyrol. And I've never been living so long here because I came here for the last lockdown, and then I was here for 3 months, and I've been born here and I live in Berlin. And then for the first time after many years, I've been living here for 3 months. And I must say I have
really suffered a lot of, I really was and am facing a very, very, very strong patriarchal system. I could not have believed that it is so strong and that it is so stubborn and that it is so blind. And I've never seen so many women who have internalized the patriarchal system. And they are even more, much more painful because some men, they just can't perform patriarchal system, but the others, if women have eaten and internalized the system, then they are defending it against the women by killing them again. So, and on the other hand, I do believe that there are also a lot of very, very strong women and men as well. So that's the only thing I can tell you. Eduardo, you wanted to intervene as well? Yes, sorry for my English. And this question maybe is more for myself because I agree with what you said that is not a female problem. Sexism is a male problem. But before, when Cristina, I was pretty fascinated by the male programs for talking about, because I don't know if I really figured out what's my privilege is, because I live in here. And so, really, my question maybe too practical, how to decolonize, because I still thinking that the people be to more knowledge, more knowledge in a field of education, still the creator of books, of everything, it's still a male field domination. Yep. Still, I don't know if I explain what's my question is. Is more than how to work with men that they are in their privilege, so they don't want to lose that. Because I want, because the discussion worked for me, because I want to be part of this, with you, how to discuss to the colonization of this power, of this structure in a city, in a public space, in a public, Yeah, I would start by saying it's important. Now, I should reformulate it. The fact of not acknowledging that you have a privilege is a privilege by itself. It's so. Yes. I as see. A man, you are carrying male privilege, and as a white man, you're carrying white privilege. And I don't know if you're cis also, you're carrying cis privileges. So all these things, you have them. And the fact of not even seeing that you have them is a privilege, you know, just cutting out. I don't have this, I just cut it out. So the first thing is to, acknowledge what you have and try and see where can I start with what I have to do something good, to make a change. How can I engage, how can I become anti-feminist? As in, how can I engage in this discourse? And not because I'm doing it to save the women. We don't want male saviors. We don't want male men to save us. I don't know how it is for you women here, but I feel for me, I don't want a man to come and save me. I don't need a man to save me. Okay? I want a man to give me the chance and let me be who I am. I don't want you to come and save me. So when you start engaging in this discourse, it's not coming as, okay, I'm doing it for them, but I'm doing it because I believe it's something that has to be done. And also these things that are happening, there are a few men's groups and so that are starting slowly, slowly to engage in this work. And some I know also here in Alto Adige.
but there's still a lot of work to be done because they're still hanging on to power so much, they don't want to break from this system. They don't want to break from all these privileges that they're holding. So action is missing. They're starting slowly, slowly, but in the process of slowly, slowly learning, women are dying. Women are being killed by men. So in the process of you taking time to see and to do, people are dying. The same thing I say when it comes to racism, in the process of white people slowly, slowly thinking, now I want to engage, now maybe not because I'm tired today, black people are being killed. You know, black people are suffering on a daily basis due to these things. So when it comes to this, I'm like, okay, it is important to take the time and learn and so, but action has to be seen. They are there, as I say, they are institutions, they are male group, they are doing this, and it's so, they are people who are good and so, but at the end of the day, the majority, the system, who is holding the system, really, that is what we're seeing. The good ones are a few somewhere in there. And after some time, if you enter into these power dynamics and so you get corrupt so much, you start behaving like them. How many women have we seen who enter power positions before they were really talking and fighting for women's rights? And when the moment they enter power positions, how many politicians do we have here in Alto Adige who are women? Who you are like, okay, you talk so, but when you enter this power position, you're corrupted so much that nothing is moving because you're close to power. So, yeah. It's something that has to be done. Slowly, slowly is okay, but action has to be taken. Because in the process of doing slowly, slowly, women are dying. Women are being killed every time in the houses. There's a lot of domestic violence that happened now due to COVID and everything. We all know this now, the rises. So you can just imagine how many black women are suffering from this. How many black women now don't have work and now are depending more, the economical factor that is so big. Due to the fact we don't have a lot of jobs, we don't get cool jobs, and now most of the jobs that we do, these sectors have been cut out now. Now we are dependent more on men. How many of us are going through this? Enough? Yeah. No, I want to clarify that I recognize my privilege. I was an impersonification to... Yeah, of course. Can I... I'm also thank you, really. Sorry, Eleanor, you wanted to yes, explain? I just want to add something, but you can just go on and I'll just go later. Okay. I really thank you for this powerful presentation. I must honestly say that I'm a bit out of words. And I was also thinking, where should we start? Also, this is so much, and this is so complex, and it is so difficult to find a way to find also just a small starting point from our everyday life. And it's a bit a question, and also maybe just a consideration. We are now in this pandemic, and we all lived some limitation in our freedom of moving, and it's now we are in dark times, I think what is very difficult is to understand how to I lost a bit in English, it's not so easy to me, but I was just thinking that we are all in front of the evidence of a failing of a model of a way of living that puts the economy in the center core of our lives, and this is destroying our health system or our personal health. It's destroying our planet. It's destroying so many different stuff. So I think there must be a change. No, we are in front of the evidence of a change, and so I think that one thing that we can start of could be just to care about us as private persons. So to care about what are really my needs. Are my needs to be in this consume world? Are my needs to become richer or to be powerful? The care of the other,
the care of recognizing differences, the care of the surroundings and the planet. So I think a starting point could be working on this word of taking care. It's more maybe just a consideration, but if you want to also react on it. If I understood you well, the importance of us caring for oneself, Oda? Now, I think the care of as a principle, taking care is something that should start from taking care of ourselves, but also taking care of the other, and just a way to question our lives in this perspective, not in the perspective of the economy, but in this perspective of care. No. Yep. Yeah, you said everything is in the importance of questioning oneself. It is important, and also prioritizing what is priority to me. So, yeah, it's something that we all have to do. Yeah. Eleonore? Yes, so first of all, thank you very much. And I just wanted to add something to our discussion, which I've noticed in also other discussions that I've been having with, like regarding this topic about intersectional feminism and so on, is that one of the key problems of like privilege is especially that you higher the privilege, the more you expect people with less privilege to tell you what to do. So that you, because it's like, I think it's one of the most perverted versions of privilege to sit and ask, for example, people of color and women and trans women and so on and so on to tell you what to do because you don't have to do the work. So like, and I think that's like one of the main premises before even starting of like having all these issues. I do understand this thing of like, oh, what should we do, but I think like one of the most important parts is what am I already doing and what and how can I start to inform myself without putting all of the pressure and especially the responsibility of contributing information and so information about what everything is going wrong and how people feel on people who already are not benefiting from the system that they're in. I think that's really important, and that's something that I also am learning to do. And I just want to say that that's like, I do feel this is like something that happens very often, where when one woman talks to a lot of men or when one black woman talks to a lot of white people and so on, people go like, you tell us what to do. And I think that's really, really problematic and one of the biggest ways that privilege shows itself. But it's not my responsibility, you tell me what to do. So I just want to say it here because I think it's important when we have this kind of discussions. Yeah. Thank you for that, Zin. Yeah, I could have not brought it better. And also maybe following up to this, also this kind of sometimes self-pityness of those who have their privileges and saying, well, I have privileges, and you know, it's kind of a passive way to deal with the privileges instead of looking at them and taking that as a responsibility. So think about how you can use them. You know, if you have them, they have been given you for granted, not because you have just deserved or worked for it. You just got them. And then if you have them, so you have some, you have free decisions how to use them and to share them with others. And so there are responsible ways to work with your privileges instead of saying, oh my goodness, I have privileges and I feel so guilty. It's such a Christian way to deal with them, no? Yes, and I also sometimes think that like people telling you their own experience and their own hardships that they're dealing with on a daily basis, it's an act of kindness. It's not like people are not, they don't have to tell this. Like it's not, as
I don't, like, for example, me as a woman, I don't have to be an expert on your problematic views of feminism. Somebody, a black person, doesn't have to tell, like, they don't have to, if I might say that, I mean, like, you don't be the expert for people not doing their work. And I think that's, like, it's an, I think it should, yeah, learn somewhere else. But it's just something that really nerve, like, it really gets me irritated and it radicalizes me every time I see it happen, because it's like. But if they ask you kindly, then you can tell them, you can give them a, you can do them a favor, you know, and give you some ideas, I guess, because sometimes it's also important, you know, to bring them, to give them maybe some ideas. But it should also be accepted if I say I don't want to share these ideas, you go somewhere else and check. Because that is a thing that is often not given. If I, as a woman, I don't share with a man and what to do next, you know, for him to come out of his fragility and whatever, for him to be good, if I don't share, it's like, how can you be so? That is also given. Or like I, as a black person, if I don't share, it's like, how can you be so? Then you don't want us to change. Then you don't want us to be better. So this responsibility should be left. If I want to do it, I do it. If I don't want, it's also okay. It should not be compelled that I have to do it, because it is work. Every time I talk about this, every time I say these things, it is re-traumatizing. Every time I go through these emotions in my head, it is a lot. So if I choose to say I don't want to do it, there are experts who do this, you can go and do it. If I choose I want to share with you, I can do it. But we should not be compelled. One, as a woman, I should not be compelled to or forced to share and educate a man, because I'm like, okay, the system is benefiting you from before. You constructed this system. You're benefiting more than anyone's from this system. Now, due to you coming to me with your fragility and everything and so, I should not be compelled. I should, when I want to do it, I do it. If I don't want to do it, it's also okay. The same thing happens to racism. If I want to share something, it's okay. If I don't want, it's also okay. And it should be left so. But what is happening often in the discourses is not so. If I don't share, it's like, how can you? How? You know, you are giving you a chance to teach us and you're not doing it. Like what happened now? Now diverging a little from the topic, when it came to George Floyd passing away. Now every black person had to become a teacher to a white person. Everyone was running. Can you tell us what to do next now? Because George Floyd, it happened, and what can I do to become a good? I'm like, nah. You know, the frame, it is not correct to give work, as you said, and Leonora, it is not fine to give work. And if you do this work, it has to be compensated. Because I am giving you knowledge. I am sharing with you maybe life experiences, some things that I've gone through, some things that are traumatizing. You know, this is emotional labor that I'm coming, teaching you and doing all this. It should be compensated. The same way if I call out a man due to sexism and so, and the housework, for instance, just a claim, the housework that is done is not compensated, is seen as a woman's work and all this. As in, these are things that are, yeah, they're wrong. The way they're happening in the system, they're wrong. And it starts by calling them out and mentioning them and not covering them up. Nah, we cannot say them because it starts by calling them out. The moment we call them out, we notice that they're there. And then we can start thinking, what can I do to change this? But the moment you don't give it a name, you don't give it a position, it's like it's not existing. And that is what is happening when it comes to violence on women, when it comes to other things, when it comes to racism. That is how it is. You cannot mention whiteness because I already mentioned white, but if I cannot mention whiteness, how will I work towards really changing it? If I cannot mention men when it comes to violence on women, how will I change it? And they are the perpetuators of it. Why? How can I continue if I'm not putting them there? So, thank you. Thank you. Thank you very much. We exceeded our time, and if there are no other questions, I would bring it to an end.
So first of all, thank you very much to all the guests that gave this very inspiring and very powerful speeches. And I think the discussion were a very interesting moment also to share and to go deeper in this, in the different topics that we touched. I had some notes here, but we touched so many things. I think it's not necessary now to make a resume. So thank you very much to everybody. And we hope to go to come in contact with you again and to come to work on the five posters. And I wish everybody to a nice evening and a good time to reflect. Grazie. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you all. Ciao.